Nuova gara della Pro League, siamo al circuito di Azerbaijan, nel tracciato cittadino di Baku con i suoi 6.000 metri di tracciato. E vi vado subito ad introdurre chi sarà con me in cabina di commento questa sera. C'è un grande ritorno del buon Fabio Massimo Castelluzzo, in arte Fabio Max 70. Ciao Fabio! Ciao Andrea, ciao a te e ciao a tutti. Dalla stanza dei bottoni, il taccuino che tutto può, Marco Luconi, Fitmark 17. Buonasera a tutti. Vi starete chiedendo perché abbiamo ricominciato così? Beh, non chiedetevelo, godiamoci quello che è successo, che sta per succedere in pista in questa qualifica, quando mancano 13 minuti alla fine di questa sessione, con Just Lawler che va a segnare subito la pole position in 1:38.661, precedendo l'ultimo vincitore di una gara in Pro League, ovvero Advance Apple, in 1:38.684. Per soli 23 millesimi. Oddio, scusate. Fabio, tracciato che è veramente molto molto complicato, dici un po' la tua, anche se hai visto magari qualcosina di questa Pro League. Guarda, Andrea, il tracciato è forse uno dei più complicati anche da un punto di vista di assetto. Qui tutte le scuderie, tutti i piloti ci lavorano, immagino, tanto a, credo, rettilineo, poi mi confermerai tu, forse il più lungo del mondiale, insomma, tra i primi due o tre, ma poi soprattutto anche una parte molto, molto lenta, curve molto strette, quindi trovare il giusto bilanciamento è veramente molto difficile. Sicuramente rispetto a un classico, iperclassico cittadino come Monte Carlo, qui ci sono molte più opportunità di passare, sia col DRS, ma anche in altri punti della pista, tenendo sempre presente che non ci sono vie di fuga, a parte in pochi casi, ma è contornato da muretti. E poi abbiamo, credo, il castello, che sia forse è il punto più complicato e difficile. A me sembra veramente un po' un pernalotto ogni volta che un pilota ci passa per ogni giro. Beh, dal terno all'otto di Baku alla roulette dei giri di Monaco, comunque alla fine il passo è breve, a parte che comunque, come hai detto te, il suo rettilineo principale del circuito di Baku è il più lungo del mondiale, addirittura doppia in distanza quello di Monza con i suoi 2,2 km di lunghezza. Vedevo prima qualche dato della Formula 1 reale. Bottas fece segnare la velocità più elevata in quel tratto in 366 km orari, quindi diciamo che il punto di sorpasso più congeniale è proprio alla fine di questo rettilineo, ovvero la staccata di curva 1. Poi, come hai detto te, i muretti sono abbastanza vicini. Se vogliamo, può essere un po' come Vietnam, ovvero molto difficile perché le velocità sono molto molto elevate rispetto a Monte Carlo che abbiamo visto la settimana scorsa. Anche se Monte Carlo la carreggiata è più stretta, quindi ci vuole un po' più tecnica, ci sono molti avvallamenti. Invece, il GP di Baku, come quello del Vietnam, comunque sono di nuova generazione, quindi carreggiata un po' più larga, molti, molti più punti di sorpasso, ma questo circuito è caratterizzato da un tratto di pista, ovvero il tratto del castello, quello dove si passa molto vicina alla città antica. È veramente, veramente molto stretto con una chicane che è molto difficile. Avevamo visto l'anno scorso, per esempio, in qualifica Leclerc andare a sbattere a muro, ma per citarne anche altri, ecco, di piloti. Quindi, tutto sommato, comunque, è un circuito, come detto, di nuova generazione, dove il buon Till, che intanto Drago gli è evitato 1:38.046, fa segnare la pole position. Pagano 4 decimi da lui, Cartista e Zeta Pro Mauro. Incredibile, Drago lievitato in questo momento. Sì, Comunque. guarda, fino adesso, fino a Just Lawler stavano abbastanza vicini, perché 38 e 4, 38 e 6, Drago adesso ha fatto un bel gap e gli ha dato quasi mezzo secondo. Eh sì, grande spolvero il pilota dell'Alfa Tauri che aveva incominciato proprio lui con una vittoria
in Australia, mettendo, diciamo, sulla bocca di tutti la parola favorito sul suo groppone, poi un pochettino di difficoltà negli ultimi GP si sta riprendendo il pilota dell'Alfa Tauri. Con vediamo in questo momento c'è Advance Apple che si sta lanciando nel suo giro. Andiamo a vedere magari qualche onboard della Ferrari di Advance Apple. Rettilineo, prima zona DRS del giro, poi si arriva alla staccata poderosa di curva 4, bloccaggio dell'anteriore sinistra per la Ferrari di Advance Apple. Curva 5, difficile, bisogna anche tentare di non prendere il cordolo interno, perché qua i cordoli sono veramente tanto alti. Si arriva alla fine del primo settore. Molto conservativo. Sono molto conservativo, non ha sfiorato il muretto in uscita e poi adesso credo che abbia rallentato il giro. Eh sì, ha abortito il giro. Andiamo a vedere quindi chi si sta lanciando. C'è anche Marco Gano che sta arrivando anche lui in curva 4. Scusate, curva 3, poi questa curva 4. Anche lui non va a toccare il cordolo interno. Molto pulito il pilota dell'Haas. Sì, che tizio sta scaldando le gomme. Qui basta un minimo errore sia in gara ma anche in qualifica, dove si tende a spingere di più perché tocchi il muro e sostanzialmente hai concluso la tua performance. Poi è anche importante, il rettilineo è molto lungo ma bisogna vedere come si esce, quindi è fondamentale preparare le ultime, no, tre curve, le S molto, molto vicino al muretto, probabilmente anche salendo ovviamente sul cordolo, ma non scomporre la macchina e per avere poi il massimo spunto di velocità e finalizzarlo lungo quello che dicevi tu, cioè il più lungo rettilineo del mondiale. Esattamente, in questo momento ultima curva, se vogliamo, di Marco Gano che si lancia proprio in questa chicane veloce, si continua a dare gas, quindi pedale fino all'asfalto e poi inizia il rettilineo più lungo del mondiale. Andiamo a vedere Marco Gano cosa farà. Intanto da Dovizi 1.38.1 in seconda posizione arriva Marco Gano, si migliora di 540 millesimi, va in decima posizione. Andiamo a vedere, quindi ci sono quasi tutti i piloti in pista quando mancano 6 minuti e 20 alla fine di queste qualifiche. Bravo da Dovizi che sostanzialmente si è avvicinato a un decimo da Drago che ha fatto per adesso un tempone. Eh sì, si stanno abbassando i tempi, vedremo anche cosa farà Just Lawler, Advance Apple, una Pro League che dicevamo prima veramente molto molto equilibrata. Intanto penso che Mauro Gold abbia abortito il giro, lo vedo andare veramente molto molto lento. Vediamo in questo momento Just Lawler che toglie 4 decimi al T2, si lancia sul rettilineo principale. Vediamo. Sì, Mauro Gold credo che stia andando veramente lento. 38.127, stesso tempo, lo fa registrare anche Z Pro Mauro e quindi Just Lawler in seconda posizione per il giro prima, che era più veloce di Z Pro Mauro, quindi prenderà questa seconda posizione per il momento. Poi da Dovizi a 1.38.148, quindi 21 millesimi di distacco. Dai. Ma hanno fatto Just Lawler e Z Pro Mauro? Non lo so. Beh, io mi ricordo. Io mi ricordo, penso che il giro fotocopia più iconico che ci sia stato nella Formula 1 era proprio Villeneuve Schumacher, proprio all'ultimo GP di quel mondiale vinto poi da Jacques Villeneuve. Quindi ci sono già stati dei precedenti. Però è veramente difficile fare lo stesso tempo, cioè se ti ci metti lì credo che non ci riuscirai mai. No, incredibile, insomma, sulla pista così lunga, quindi... Andiamo a vedere Flaminio, arriva in questo momento alla fotocellula del secondo settore. Credo abbia rallentato, 5 secondi e 7 dal suo tempo, quindi credo che abbia abortito il giro anche lui. Z Pro Mauro e Just Lawler stanno rientrando. Sì, tutti i piloti ancora ai box, in pista sta scendendo. Non hanno ancora fatto il giro. No, Just Lawler
Ok, scusa, no. No, scusa, abbi pazienza, perché stasera è veramente dura. Pensavo che mi dicessi tre piloti ancora fuori che devono entrare in box, invece è vero, non, ci sono Kaisermatt, Mr. X e Giovi che purtroppo non hanno ancora fatto segnare un giro veloce. A proposito, Kaisermatt sostituisce Lele Salva in Racing Point, speriamo che il pilota ufficializzato da poco potrà ritornare col suo volante a correre insieme a noi. Tanto il primo che farà l'ultimo stint, l'ultimo time attack, chiamatelo come volete, sarà Advance Apple con la Ferrari, poi seguito da Birillo, da Miche Mai e poi Birillo Dog. Quindi andiamo, concentriamoci su Advance Apple, fresco vincitore del GP di Monte Carlo. Quindi ci ha abituato con i muretti, dovrebbe. Eh sì. Dovrebbe essere a suo agio più o meno qua stasera. Diamo on board, andiamo a vedere anche quale sarà la velocità di punta della sua Ferrari. 337 km/h, staccata incredibile. Curva 1 che si fa ai 100-150 km/h. Si lancia poi all'ultimo settore. Al primo settore, vediamo, prima zona di RS per lui, ancora staccata, molto bravo qui, molto pulito il pilota Ferrari, bloccaggio dell'anteriore destra, via la prima fotocellula, 84 millesimi toglie Advance Apple al giro precedente. Tanto vi segnaliamo che, come sempre, nel registrandosi al sito www.formulaitalianteam.com c'è il nostro fantastico live timing, lo trovate proprio nella sezione dedicata a lui, che serve per aiutarvi e anche aiutarci noi in telecronaca con tutte le statistiche possibili e immaginabili di questo. Intanto Advance Apple arriva lungo, rompe l'ala, quindi rimarrà potenzialmente in settima posizione, sperando che gli altri, ovviamente lo spererà Advance Apple, non si migliorino. Peccato per il pilota Ferrari. Intanto stanno scendendo tutti in pista. Dicevo, potrete vedere tutte le statistiche del Gran Premio, i passi, le rotture delle ali, delle gomme, tutto il resto, per avere una visione a 360 gradi del Gran Premio seguente. Tanto Cartista si lancia, trova una Ferrari davanti a... John Rambo ritirato dalla sessione. Poi, intanto Andrea, un minuto dallo scadere delle qualifiche, anzi adesso meno, resiste il 38.046 di Drago, quindi ha fatto veramente un gran tempo, insomma. Mentre ancora sono rimasti ai box Kaiser e Giovi, mi sembra, e Mr. X. Eh sì. Diamo intanto... Tirano la gomma, poi... Sì, scusa. No, prego, vai, intanto vediamo cosa succede, cioè, con Drago. Magari sceglieranno anche le gomme per una possibile strategia diversificata, perché qui è evidente che partiranno... Attenzione! Drago lievitato al castello, sì. Arriva troppo interno e danneggia la sospensione, quindi si ritira, non potrà fare l'ultimo giro. Vediamo allora se qualcuno... intanto anche da Doizzi... Anche da Doizzi in curva 3 arriva lungo e rompe il flap anteriore destro. Questa pista quando vuoi spingere, no? Perché adesso la pista è più gommata e tutti cercano di dar fuori l'ultimo giro, spingendo nei punti dove, come quello del castello, non puoi essere perdonato. Ovviamente la parte più difficile forse del campionato. Eh sì, io ci metterei anche curva 9-10 di Bahrain in discesa, doppia sinistra. È veramente molto molto difficile. Dal castello ci passa adesso Z Pro Mauro, cicatriziale, come direbbe il buon Enrico Masserini. Si lancia nel breve tratto rettilineo, se vogliamo, anche se curva un pochettino. Si fa in pieno, poi staccata, si va giù in discesa. Vediamo. Toglie 106 millesimi il buon Z Pro Mauro al secondo settore, quindi è una papabile prima posizione per Z Pro Mauro. Vediamo, rettilineo,
30, 31. Vediamo il tempo di Zeta Promauro della sua AS. Arriva adesso sul traguardo, 1.37, 973, abbatte il muro dell'1.38, ma attenzione perché sta arrivando Just Lawler con 120 millesimi di vantaggio sul suo giro precedente. Vediamo l'attuale leader del mondiale, della Pro League, come concluderà. 1.38, 0.45, per un millesimo prende la prima fila Just Lawler, quindi l'unico ad andare sotto il muro dell'1.38 è Zeta Promauro. Poi Just Lawler, 1.38, 0.45, Drago Lievitato ritirato purtroppo nell'ultimo stint, 1.38, 0.46. Poi Dado Izzi in 1.38, 1.48, in quarta posizione Mauro Gold a un decimo solo. Quindi buona la top 5 in questo momento, praticamente 5 piloti racchiusi in 4 decimi. Dicevamo Mauro Gold in 1.38.248, poi Cartista in 1.38.470, Flaminio 1.38.508, Advance Apple 1.38.684, Mike Mai 1.38.768 e Birillo Dog 1.38.799. Ne abbiamo viste di tutti i colori, questa è la top 10, ne abbiamo viste di tutti i colori, Fabio. Ma peccato per Drago, perché era evidente che la pista in ultimi due giri si stava gommando, nel senso tutti poi hanno migliorato il tempo come accade normalmente, e probabilmente anche Drago si avrebbe abbassato di parecchio, e forse era quella la sua intenzione, ma evidentemente ha spinto un po' troppo la parte più angusta di tutto il tracciato. L'hai detto tu proprio, andare a cercare i limiti in questa pista è veramente molto molto difficile, può portarti a fare un errore. È che lì poi non hai veramente via di fuga. Vediamo adesso un pochino come si svilupperà la gara, insomma, perché intanto vediamo come metteranno le gomme gli ultimi tre che non sono usciti a partire da Mr. X, e poi Mr. X è uscito, no, il tempo l'ha fatto in 1.42 ma con gomma media, con gomma media, quindi sta a 2 secondi di stacco. Insomma, l'idea era quella di partire con le gomme un po' più dure con le medie, quindi poi verificheremo anche, credo, le due soste che faranno e come si gestiranno sia come carburante che come anche le gomme. Anche qui poi l'ERS in fondo, che dice, non si consuma poi così tanto, nel senso, se lo sai gestire i punti più importanti non è come altre piste come ad esempio Monte Carlo, quindi potrebbe essere utile nei sorpassi, no? Ma guarda, io assolutamente ho provato pochino, però pensavo fosse un disastro, perché vedendolo nelle altre piste che se ne consumava abbastanza, soprattutto nei rettilinei dove serviva attivarlo, in realtà me lo aspettavo peggio, anche perché ci sono molti punti di frenata, le frenate sono molto molto decise, quindi ovviamente poi qua potremmo andare nel tuo campo, nella fisica, si ricarica molto molto più velocemente, c'è molta più energia per ricaricare la batteria da queste frenate, e quindi tutto sommato se non si eccede, se si utilizza per nei punti in cui si può utilizzare, me lo aspettavo molto molto peggio, diciamo, quindi vediamo. Anche io ho fatto questa considerazione, la condivido con te, con tutti, perché ad esempio a Monaco così non era, evidentemente qui nelle frenate c'è un gran recupero, quindi saperlo utilizzare si può gestire laddove poi ce ne sarà bisogno. Anche qui magari io credo che, per carità, molte volte sono anche molto simili setup, per cui sono tutti tra i piloti più esperti, quindi sanno allestire la macchina, insomma, però essendo una pista un po' particolare, con la possibilità di essere un po' più scarico privilegiando i rettilini, e ce ne sono, oppure magari essere un po' più carico per uscire più velocemente dalle curve prima dei rettilini, si può fare anche quello, magari anche giocando un pochino sui vari setup con un'altra carta in più, che alla fine l'ERS qui c'è, potremmo vedere tanti sorpassi, cosa che non avviene ad esempio a Monaco. Assolutamente, anche perché poi, come dicevo prima, a Monaco le velocità sono le velocità di punta sono molto molto ridotte rispetto a questo tracciato, a Baku, anche a Singapore, se vogliamo metterla sotto queste punte di vista. E quindi comunque una decelerazione in curva 1 di 200-210 km/h produce tantissima tantissima energia ricaricabile appunto dalla parte elettrica del motore,
E quindi ovviamente si può pensare così sotto questo punto di vista dalla parte a propulsione elettrica del motore che ricarica molto molto di più. Intanto i piloti sono in pista, stanno facendo il giro di formazione, vediamo un cielo plumbeo Plumbeo. come... attenzione, attenzione, ma è spettacolo Fabio, spettacolo, abbiamo detto Dalle immagini che ci all'unisono. mandano in diretta da Baku, Andre, sì, quella è l'impressione che abbiamo avuto. Il Eh colore dei sì, palazzi, avete. quindi dicevo, Zeta Pro Mauro capeggia questo giro di formazione con la sua As in prima posizione, poi Just Lawler a concludere la prima fila, Drago Lievitato e Dado Izzi in seconda fila, Mauro Gold e Cartista che occupano la quinta e sesta posizione, Flaminio settimo, ottavo Advance Apple, nono Mike Mai, decimo Birillo Dog, undicesimo Marco Gano, dodicesimo John Rambo, Alesi in tredicesima posizione, quattordicesimo Mister X, quindicesimo Kaisermat e sedicesimo Giovi. Questi due piloti non hanno tentato il time attack in qualifica, quindi partiranno dal fondo dello schieramento. Andrea, Dicevamo. mentre Zeta Pro Mauro sta per arrivare, penso che la partenza sarà importante perché, come dicevi tu, qui la pista è molto larga e io credo che si presenteranno per questo motivo tante macchine a prima curva, tanto abbastanza veloce. Eh sì, intanto andiamo a vedere la scelta delle gomme. Ovviamente in top 10 tutti con la gomma soft, con la gomma che hanno utilizzato in qualifica, e invece uniforme la scelta dei piloti al di fuori della top 10, tutti su gomma media, quindi sarà molto molto importante per Marco Gano, Jon Rambo, Alesi, Meister X e così via. Tentare di fare una buona prima parte per rimanere molto molto attaccati al gruppone della gomma soft, che sì, nei primi giri ovviamente, come avevamo visto anche nei GP precedenti, la gomma soft nei primi 3, 4, 5 giri ha un passo incredibile per poi via via degradarsi sempre di più. Intanto stanno sopraggiungendo i piloti sulla griglia di partenza, si Direi che ci aspetta. siamo. Ci siamo per questo GP di Baku. Non l'abbiamo vissuto nella Formula 1 reale, ma lo viviamo qui su FIT per questo Gran Premio della Pro League. Vediamo tutte le macchine schierate. Si aspettano solo le accensioni dei semafori. Ecco, l'ultima che Ah, sta sta arrivando adesso arrivando, Giovi, sì. sì, ma esatto. Ok. Ora si può partire. Attenzione. Prima luce, seconda luce, terza, quarta, quinta, sui motori. E parte il Gran Premio di Baku con un buono spunto da parte di Just Lawler. Zeta Pro Mauro molto piantato per quanto riguarda la sua accelerazione, quindi Just Lawler prende la prima posizione subito in curva 1. Tutto sommato una buona partenza da parte di tutti. Attenzione Passano tutti. perché Advance Apple viene inglobato dal gruppo. Ho visto un'ala partire, è proprio quella del pilota Ferrari. Quindi subito difficoltà per Advance Apple. Attenzione Zeta Pro Mauro all'interno di Just Lawler che è arrivato abbastanza largo. Wow. Attenzione Drago Lievitato all'esterno di Just Lawler. Attenzione perché il leader del mondiale era partito a cannone, è stato sopravanzato da due avversari e anche da Dovizi, prova all'interno, ma non ce la fa. Buona la difesa del pilota della Williams. Attenzione perché sono ancora attaccati, appaiati. Senna alza il piede, deve alzare il piede. Eh sì, grandissima difesa di Just Castello. Lawler comunque. Tutti al castello in questo momento, attenzione. Punto molto critico, lo passano tutti indenni. Drago ha fatto veramente un sorpasso just incredibile perché ha fatto una staccata, una tirata veramente importante considerando che le macchine adesso stanno a pieno carico di benzina.
Eh sì, attenzione, bene. Anche perché da Dovizi è a soli 3 decimi da Just Lawler, non c'è ancora il DRS, ovviamente, la possibilità di azionare l'ala mobile, però a 4 decimi la scia si sente che è un piacere, infatti con le telecamere andiamo proprio sul duo che occupa la terza e la quarta posizione, mentre là davanti Zeta Promoro ha già iniziato a scavare un piccolo solco. Vediamo se da Dovizi proverà l'attacco subito su Just Lawler. Attenzione, si avvicina a 2 decimi. Non riesce a tentare l'attacco da Dovizi, ma va un po' lungo. Va un po' lungo Just Lawler, riesce a trovare trazione. E si sta avvicinando a Drago. Scodata di da Dovizi all'uscita di curva, di curva 2. Quindi vediamo se è riavvicinato Just nei confronti di Drago, mentre Zeta Promauro laggiù inizia a scomparire, a fare il suo passo. Fa quello che deve fare, perché là davanti lui si deve togliere assolutamente dal DRS, come sta facendo, perché poi quando arriverà il DRS, insomma, sarà molto difficile poi potersi difendere, e tra l'altro richiederebbe anche una perdita di tempo. Una cosa che deve fare è allungare, lo sta facendo a mio avviso bene adesso. Intanto salutiamo tutta quanta la chat che ci sta seguendo per il momento, per chi si fosse collegato solo adesso non si è perso niente, siamo al secondo giro di 51 previsti, si è perso solamente la grandissima partenza di Just Lawler che aveva superato Zeta Promauro in partenza per poi arrivare lungo in curva 3, Zeta Promauro è riuscito a passarlo subito dopo con Drago lievitato che ne ha approfittato, è andato all'esterno, attenzione perché il cartista è molto vicino a Moro Gold e anche Birillo Dog su Flaminio, quindi Williams attaccata in questo momento. Attenzione, da Dovizi sta perdendo un pochettino su Just Lawler, che in questo momento è un secondo netto, ma penso ci sia un piccolo desync, perché vedo piantato il delta tra lui e Drago Limitato. Sì. Intanto Zeta Promauro in 1.44.212 fa il giro più veloce della gara in questo momento con Flaminio che passa su su Mike Mai, perché è andato ai box. È andata ai box Mike Mai. La danneggiata per la Mercedes numero 51. Probabilmente un contatto. Probabilmente. Non visto, ma sì. Oppure magari da solo toccando un muretto. Esattamente. È facile andare lungo qui, perché ci sono queste curve da 90 gradi dove se vuoi spingere, diciamo, cerchi di frenare all'ultimo e arrivare lungo è un attimo. Quindi è veramente molto difficile questo circuito. Il fondamentale è che se tu nel momento in cui tu vuoi fare diminuire il tempo, comunque in uscita ci sono alcune curve dove ti trovi molto 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 vicino al muro, mi basta un attimo che il flap ti parte, e poi guidare senza flap alle danneggiate qui è praticamente un suicidio, ti devi fermare. Per dire, fino alla fine del primo settore, se vogliamo metterci anche la chicane, comunque sono tutte curve a 90 gradi, quindi veramente molto molto sì, difficili, soprattutto il primo tratto, e poi si arriva al fantomatico castello che dicevamo prima, anche lì molto molto difficile. Attenzione, perché intanto c'è la possibilità di azionare l'ala mobile da questo giro, e Just Lawler ha perso 8 decimi in questo giro, e attaccatissimo a lui c'è da Dovizi, esce fortissimo. Eccolo. Vediamo, alla mobile, e passa la Red Bull di da Dovizi, che fa il giro più veloce in 1.43.925 e si mette trascinato dall'effetto scia. Eh sì, attenzione perché anche Mister X passa nei confronti di John Rambo, che comunque riprende la scia del pilota Mercedes, ma non riesce. Attenzione, lungo Mister X. C'è stato un piccolo contatto tra la McLaren di John Rambo e Mister X, perché si è ritrovato proprio il pilota Mercedes. Mister X non ci sta, sta attaccato. Attenzione, intanto Birillo Dog passa Flaminio. Dicevo, il pilota Mercedes e Mister X aveva sbagliato la frenata, è rimasto piantato in trazione, quindi non se l'aspettava John Rambo di trovarselo così lento, diciamo. Per poco gli entra dentro Mister X, è molto molto nervoso, è uscito anche scudato. Bandiera gialla, attenzione Kaisermatt. Nulla di rotto fortunatamente, ma è arrivato lungo in una via di fuga.
peccato per il pilota che milita nel campionato della Sport League, quindi ha corso ieri sera, però alla distanza del 50%. Ovviamente da quest'anno c'è la novità che i team possono ingaggiare un terzo pilota, in realtà è stato già ingaggiato ad inizio stagione, è stato comunicato allo staff e quindi c'è questo terzo pilota che per un'eventuale mancanza di uno dei due piloti ufficiali può sostituire appunto il pilota mancante. Attenzione perché da Dovizi non è riuscito a ricucire il gap su Drago Lievitato, ma Just Lawler si è ancorato al posteriore della Red Bull, quindi può usufruire del DRS. Là dietro invece Mauro Gold è al sicuro, tra virgolette, su Cartigio Rambo, addirittura ancora prima dell'apertura del DRS. Ah, Mr. Xbox. Sì, è evidentemente un danno. Dico momenti concitati, Andrea, perché finché non si separano un pochino, ovviamente con l'effetto Shell DRS, qui ci sono punti dove puoi sorpassare. Tra l'altro è una pista dove speriamo di no, anche per i piloti, ma non è ultima ipotesi, potrebbe uscire anche safety car, quindi potrebbe poi cambiare le carte in tavola in generale. Assolutamente. Intanto attenzione perché Mauro Gold penso che abbia fatto un errore, perché era a 1 secondo e 7 da Just, in questo momento a 2 secondi e 3, e Cartista gli si è rifatto sotto. Poi sono tutti un po' lontani, l'unico che è in zona di DRS in questo momento oltre a Cartista è il buon Just Lawler, che come detto prima si è ancorato al posteriore della Red Bull per tentare di avvicinare i piloti là davanti. Non hanno un distacco incolmabile, però su questo circuito 1 secondo e mezzo inizia a essere abbastanza, anche perché ti permette di non avere al tuo avversario, di non dare la possibilità di azionare l'ala mobile. Attenzione perché penso ce l'abbia fatta Just a prendere anche per questo giro il DRS, perché era a 1 secondo e 2 millesimi di distacco da Dovizi. Vediamo, arrivano sul rettilineo principale. Attenzione, Drago Lievitato a 1 secondo e 1, sta recuperando qualcosina su Z Pro Mauro. 1 e 9 da Dovizi. Penso che abbia dato tutto l'ERS che aveva il buon Drago Lievitato sul rettilineo. L'ha finito adesso. Penso di sì. Non lo ricaricano con la batteria, credo che abbia concluso ora. Vai, Andrea. No, niente, volevo dire attenzione perché Birillo Dog comunque si è unito al duo che c'era in quinta e sesta posizione, quindi potrebbe scaturire una bella battaglia tra Mauro Gold, Cartista e Birillo Dog. E dicevi, Fabio? Just Lawler nuovamente attaccato, adesso 0,7-0,4 secondi sta là dietro. Tra l'altro devi stare anche attento perché nelle curve sentire l'effetto scia qui c'è il rischio che magari perdi anche un po' di carico, e quindi i motoretti sono veramente vicini, quindi i piloti qui fanno veramente un gran lavoro. E infatti c'è un bloccaggio adesso. Eh sì, attenzione, 1 secondo e 1, Dovizi sta recuperando su Drago Lievitato, 1 secondo e 6 per il momento. Just Lawler credo che abbia fatto un errore al castello, speriamo non abbia rotto nulla. Ha avuto dei danni. Vediamo. Mauro Gold per il momento, Cartista per 1 millesimo, forse non riuscirà a prendere il DRS. E questo è una brutta notizia per il pilota Racing Point, perché dietro a 6 decimi c'è Birillo Dog. Esattamente, che invece il DRS ce l'ha, per questo motivo ce l'avrai e penso lo sputterà anche bene. Urca, è uscito fortissimo Birillo Dog dalla S veloce, vediamo. 4 decimi. Penso non ce la farà. Penso non ce la farà, a meno che si è fatto vedere. Oh, attenzione! No, perché Cartista ha rotto l'ala e tra un po' anche Birillo Dog lo stava seguendo. Si è spaventato il pilota Red Bull. Stavano facendo una frittata in due, però diciamo che è stato un po' più freddo rispetto a quello che è successo nella Formula 1 reale con Verstappen, che per evitare invece Checo se n'è andato al muro. Lui devo dire che è rimasto un po' più freddo. Occhio, perché là davanti Drago Lievitato è sotto al secondo.
Da Z Pro Mauro, attenzione, perché questa potrebbe essere la soluzione per Drago Lievitato, per tentare di passare Z Pro Mauro e iniziare a fare la sua gara di passo. Là davanti è sempre da Doizzi e ricuce quei 2 secondi che prende sempre sul rettilineo. Penso sia un pochettino un po' più carico dei 2 piloti là davanti. Possibile, sì. Che prende sempre 4 decimi dal duo di testa anche senza DRS. Oh, Flaminio su cartista ovviamente lo passa. Purtroppo il pilota ha un serio danno all'ala nella parte destra. Vediamo là davanti, Drago. Spalanca l'ala posteriore mobile. Si difende Z Pro Mauro. Era un pochettino lontano Drago Lievitato. Sì. Credo che il gap per tentare una manovra di sorpasso in curva 1 debba essere almeno mezzo secondo. Alesi intanto passa cartista che va ai box. Dicevo almeno mezzo secondo, perché ieri sera avevamo visto che i piloti che erano sopra i 6 decimi grandissimo controllo di Drago. Facevano fatica a passare anche col DRS, anche perché il sorpasso quest'anno in termini di velocità di punta si fa sentire. L'ERS ovviamente c'era anche l'anno scorso, ma non era settata in questa maniera e non credo si sentiva così tanto se tu andavi hot lap o sorpasso rispetto a quest'anno, anche perché è un'iniezione di cavalli di potenza al motore. Così di botto ovviamente ti fa salire le velocità di punta in un attimo. Eh sì, ti fa aggiungere subito la coppia delle marce, quindi scalare oppure la velocità di punta, giustamente. Dico che Drago tra l'altro mi piace, perché l'ho visto sia quando ha fatto il sorpasso nel primo giro, sia adesso. Non vorrei tirarla, quindi sai, con i debiti scongiuri, ma tecnicamente è quello che ho visto fare le migliori manovre al momento. Oh, Gior Rambo, arrivano i primi di 3 secondi di penalità per ammonimenti multipli. Attenzione, perché Just Loller è tornato sotto al secondo e Drago Lievitato è sotto ai 5 decimi. Attenzione, perché spalanca l'ala posteriore mobile in questo momento. Quindi potrebbe esserci sorpasso e c'è. Z Pro Mauro, vai box, attenzione. Vai box Z Pro Mauro, 9 giri di gomma soft. Okay. Attenzione, perché si è aperto, mi sembra. No, no, si è aperto il pop-up, che è una grandissima novità di questo Formula 1 2020, quando si apre la finestra di una strategia, e c'era scritto che la prima sosta arrivava tra il nono e il sedicesimo giro per andare su gomma media. Perfetto, quindi... perfetto. Ma no, pensavo fosse un po' più là, tipo dodicesimo giro. Anche... Giovino, attenzione, vediamo. Sì. Vediamo. C'è bandiera poi, gialla. A muro. Sì, però voglio vedere se c'è la safety car. È safety car virtuale. È virtuale. Attenzione, perché Z Pro Mauro ha pescato un jolly. Incredibile. È andato ai box. E in questo momento Drago Lievitato deve andare molto molto lento. E quindi non perderà quasi nulla Z Pro Mauro. Esattamente, devo dire che è stato un gran colpo di fortuna, ma sai, statisticamente ogni tanto a qualcuno tocca, è capitato lui adesso. Sì, non è uscita la safety car, ma è stata la safety car virtuale. La macchina di Gioia era piantata a muro, c'era spazio per passare, ma insomma si poteva anche stare la safety car, ma qui i commissari, anzi la direzione gara, ha deciso quella virtuale. Sì, attenzione, ancora la WSC in pista. I piloti devono fare attenzione anche a rispettare i tempi, perché più di un caso purtroppo anche Drive Trooper Alesi. Sì. Drive Trooper Alesi, purtroppo eccesso di velocità con la safety car virtuale. Esatto, stavo dicendo esattamente questo. Alesi mi verrà a cercare a casa, ma è quello che purtroppo, attenzione, succede quest'anno ancora in maniera più sensibile rispetto agli altri anni. Allora. Sì, attenzione, perché là davanti i primi 4 vanno tutti ai box.
Quindi Drago Lievitato potrebbe perdere qualcosina perché stava transitando Just Lawler. Intanto Flaminio continua, ovviamente, perché il suo compagno... Oh, davanti Drago Lievitato! Davanti, sì. Drago Lievitato a Z Pro Mauro! Di pochissimo! Però attenzione, perché Drago in questo momento ha gomme più fredde di Z Pro Mauro. E Z Pro Mauro può andare col DRS a tentare un attacco. E invece rimane, si fa vedere, ma rimane dietro. Quindi colpo di scena. Sì, Just Lawler. Just Lawler è uscito nono. Probabilmente aveva un danno all'ala a questo punto. Non abbiamo seguito i box, ma evidentemente hanno cambiato qualcosa e messo l'ala. È l'unico modo, perché ha perso praticamente quattro posizioni. Tre posizioni, incredibile. Eh sì, aveva un danno allora, Just. Probabilmente si è fermato altri 10 secondi in più rispetto ai 2,5-3 della sosta, quindi probabilmente un riparo di un danno alla macchina, all'ala. Tanta attenzione, perché Drago Lievitato è uscito dietro ad Alesi, che ha gomma media. È vero che non è come Monte Carlo, ma io mi ricordo che proprio la scorsa gara il buon Drago Lievitato, non dico che aveva perso le staffe, però un pochettino, perché era impossibile passare Alesi in quel del Principato. Quindi vediamo, penso che l'abbia sognato, penso che l'abbia sognato anche la notte proprio dopo la gara. Il posteriore della Ferrari di Alesi. Qua è molto più facile passare. Lo vedi in palla, poi è più facile. Sì. Anche perché Alesi si fa tutta sulla sinistra e va a scontare il drive-thru. Esatto. Occhio, occhio, perché... No, è uscito molto, molto distante Z Pro Mauro. Ah, intanto ci dicono che aveva il 19% di danno Just Lawler dal primo giro. Attenzione! Caspita! È per quello a boglia, certo. Ha fatto un gran primo stint. Perché qui è veramente delicatissimo, insomma, andare in giro con dei danni, anche se bassi. Cioè, già sfiori. Tanto Just all'esterno passa a subire il Lodog con una gran staccata. In curva 3, incredibile. Just che deve ricostruire una gara che era partita molto molto bene. Probabilmente aveva danneggiato su quel lungo che aveva fatto quando Z Pro Mauro e Drago Lievitato gli erano passati poi davanti. Z Pro Mauro si fa vedere. Sono incollati al castello, sì, sono circa un inizio del giro che stanno così, sta aspettando di arrivare alle ultime curve per poi tentare di passarlo nel rettilineo. Eh sì, quindi attenzione. Sicuramente. Attenzione, perché bloccato. Anche Dado Izzi è sotto al secondo, quindi potrebbero essere in tre a giocarsi per il momento la vittoria. Vediamo. Sta spingendo più di un bloccaggio. Però può fare veramente, veramente poco, anche perché 2,2 km di rettilineo con DRS e scia si sentono. Vediamo. Si sta avvicinando, ma... Perché non sicuramente ce la fa avere lo spunto? Vediamo. Rimane dietro. Ancora dietro, sì. Non va nell'interno per avere poi la traiettoria migliore. Vediamo, probabilmente è il secondo adesso. DRS. Tanto Just Lawler fa segnare il suo giro più veloce in 1:43.910. Vediamo se Z Pro ci prova. Aperto, tra l'altro anche da Duizzi è aperto dietro, quindi... Eh sì, attenzione, perché si sta compattando questo gruppo e potrebbe essere un forte alleato sia Z Pro Mauro che Dado Izzi per Just Lawler, per tentare di iniziare a battagliare, quindi rallentare il loro ritmo e tentare di risalire almeno fino alla terza posizione, ovviamente davanti a Mauro Gold e Marco Gano. Intanto bandiera gialla. Penso Kaisermatt di nuovo. Sì, Kaisermatt lungo in curva 3. Peccato, nessun danno di nuovo. Drago sta sudando le sette camicie, perché è l'unico ovviamente che non ha il DRS, ce l'ha incollati tutte e due, perché ormai è compattissimo anche Dado. Eh sì, attenzione, quindi. Vediamo se uscirà molto più vicino questa volta Z Pro Mauro. Sì, perché prima non ce l'ha fatta, comunque identico, mezzo secondo, ma poi non ha avuto lo spunto alla fine. Non so se forse Drago ha un credo che abbia dato tutto l'ERS. Credo, L'ERS, ok.
Ci sta. Mezzo secondo. Sì, vabbè, un po' lo risparmio, ma alla fine se lo metti tutto sul rettilineo finisce. Eh sì. Vediamo. Rimane sempre ancora interno, forse si guarda anche dietro, ma è staccato dato. Adesso si è staccato un po' dato. Entra. Attenzione, si fa No. solo vedere. No, Credo, voglio allora, dire le che c'è. cose sono due. O sta utilizzando tanto Erse Drago, oppure è veramente molto scarico Drago rispetto a Zeta Promaur. Eh sì, adesso però l'Erse lo vediamo un pochino anche al terzo passaggio sul rettilineo centrale, perché se veramente ha dato fondo per tutto il rettilineo, insomma, per quanto lo possa aver conservato, alla fine finisce. E la stessa cosa la sta passando Just Lawler in sesta posizione con Mauro Gold. Non riesce a passarlo sul rettilineo principale. Che fino Quindi. alle versioni degli anni precedenti, Andrea, qui passavi, con così sul rettilineo veramente passavi. Invece stanno avendo difficoltà. Ma comunque, oh mamma mia, c'è lo Zeta Promaur che per poco gli entra a Drago. Anche nella parte centrale, comunque, non è super velocissimo perché Zeta gli sta veramente attaccato. Dato che lo anche con difficoltà di gestione della macchina, perché lì perdi anche carico nelle varie curve. Beh, sì, quest'anno è veramente molto più accentuato la perdita di carico per, diciamo, scia del pilota davanti. Avevo provato un pochettino, a parte che l'ho provato sulla mia pelle a Monaco, avendo fatto tantissimi giri dietro a una macchina, e veramente era qualcosa di inguidabile. Però, meno male, riuscivi a gestire perché le velocità erano molto, molto più basse rispetto a qui. Qua Nuovo invece sono rettilineo, curioso. eh. Ma Nuovo è a 6 rettilineo, ma 6 decimi. decimi non ce la fa. Deve Anzi, a guardarsi questo più punto, dietro. bravo, bravissimo. A questo punto non so se bisogna guardarsi più dietro che davanti, ma devo dire che. Non si guarda, anche perché da Doizzi penso sia in una posizione in cui ha molta difficoltà a tentare un sorpasso su Zeta Promauro perché ha scia più DRS, l'AS di Zeta Promauro. Eh sì, ma da Luizzi, ecco, si fa un po' vedere Zeta, ma non può finalizzare. No, da Luizzi è stato sempre abbastanza conservativo, probabilmente aspettava un eventuale contatto tra due, una battaglia, ma non ha mai fatto manovre che facesse pensare a un tentativo di sorpasso. Sta alla dietro e sta seguendo i due davanti. Che comunque questa sorta di patto di non belligeranza tra i primi tre, Certo. occhio perché Zeta Promauro si fa vedere. Drago è uscito malissimo del libro, Eh ovviamente aveva sì. sbagliato la marcia, è uscito male, quindi si è trovato incollato dietro Zeta, che deve stare attento a Zeta Promauro a non danneggiare in un eventuale contatto, sono veramente attaccati. Urca! Urca è nel cambio l'AS di Zeta Promauro. Nel cambio dell'Alfa Tauri di Drago gli è evitato. Dicevo, Credo che non ce la faccia più. questo patto di non belligeranza sta aiutando tantissimo i primi tre, anche perché Marco Gano, che ha 13 giri di gomma media, si sta distanziando di tanto, 8 secondi e 3 in questo momento. Vediamo se continueranno così. È uscito molto più vicino questa volta, eh? Molto più vicino, 4 decimi. Sì. Vediamo. Zeta Promauro questa volta è molto vicino, 2 decimi. E deve ancora Oh, attivare il adesso non più DRS. direi. Eh sì. Arriva fortissimo e infatti, ancora prima della staccata di curva 1, riesce nel sorpasso Zeta Promauro. Prova un incrocio Drago che ovviamente ha fatto la traiettoria più esterna. Mauro È Gold passa vicino. intanto Marco Ganu. Vediamo anche Just Lawler si fa vedere nei confronti dell'AS in questo momento in quinta posizione, ma non riesce a passare. E attenzione perché dietro a Just Lawler si è rifatto vivo anche Billy Lodog, quindi occhio. Marco Gano riuscirà a difendersi nei confronti di Just Lawler, Bandiera te gialla. bandiera gialla, Alesi. Alesi è arrivato lunghissimo in curva 1, ha danneggiato l'ala. Oh, attenzione anche John Rambo, ha distrutto completo. Safety Safety car! car. Safety car. Safety Sì, c'è car! stato. Scusami Andrea, c'è stato un contatto tra Alesi e John Rambo in curva 1 e Alesi ha rotto, credo, un pezzo della sua ala anche. Sì, invece John Rambo l'ha completamente distrutta una curva dopo. E senza proprio all'anteriore. Intanto, Bon Mark credo che possa anche tirare un sospiro.
di sollievo. Si è girato incredibilmente nel dritto John Rambo. Non me l'aspettavo questa manovra. Penso che abbia sbagliato una marcia. Sì. Tra l'altro per ricomporre la macchina qui... Oh no, ha forato, incredibile! Sì, ha preso qualche detrito e ha forato la posteriore destra! Ecco perché si è girato nel dritto! E poi tra l'altro se ti è rimasto qualche pezzo di ala nel tentativo di metterti dritto, qui c'è il rischio che perdi anche quella, ma lui è anche forato, poverino. Adesso dovrà tentare di ritornare in qualche modo ai box senza fare ulteriori danni. Ha forato, l'ho visto partire nel dritto, è stata... Oh, attenzione! Mamma mia, è veramente difficile gestirla in questa maniera. Eh sì, anche perché poi le temperature delle gomme salgono tantissimo quando ti giri e basta aprire un pochino e la macchina diventa inguidabile, quello che sta passando purtroppo John Rambo adesso. Vediamo, intanto Ganu ai box ovviamente sfrutta la safety car, quindi... Si ricompatta tutto il gruppo. Perché da Doizzi, Drago Lievitato e Z Pro Mauro erano arrivate a 10 secondi e 6 nei confronti di Mauro Gold e Just Loller. Quindi si ricompatta tutto. Si ricomincia praticamente da capo. Mamma mia. Vediamo Baku se. Baku è Baku, però. Baku è Baku. E già che non piove. Oddio, qua mi aspettavo un maggior controllo da parte di John Rambo, invece sta andando veramente molto molto piano nella doppia sinistra, veloce, urca. Sì, evidentemente non riesce proprio a avere direzione. È difficile, è difficile, quando fuori una posteriore è veramente tanto difficile tenerla. Sì, avrà ovviamente messo miscela magra, abbassato tutto, senza ovviamente terzi, eccetera, ma se è così... Intanto Raffo dalla chat cerca sillogismi nella Formula 1 reale, dicendo proprio che su una McLaren Rambo sembra Alonso nel 2018, che arrivò, fece tutto un giro su tre ruote e comunque concluso a punti, se non mi sbaglio, il buon Fernando Alonso che ritroveremo... la prossima stagione sulla Renault. Eh sì. Beh, anzi, farà anche i test da rookie, cosa che ha... Incredibile. Girare un po' a qualcuno, ma d'altro canto le regole sono regole. E quindi... Eh sì, cioè, rookie un due volte campione del mondo di Formula 1. Sì, diciamo se che si può chiamarlo rookie. Sai, dal punto di vista tecnico significa chi non ha esperienza, no? Nel senso che lui essendo stato fuori... si indica quello, ma ovviamente come facevi giustamente notare fa anche un po' sorridere che forse uno ancora dei migliori piloti in circolazione, no? Nonostante anche i giovani, ma sia faccia i test un po' come un rookie. E intanto arriva una precisazione, il buon Siro 7 ci dice no, era su due ruote il buon Alonso, in effetti è vero perché bucò sia l'anteriore che una posteriore dello stesso lato e tornò ai box, danneggiando, penso, a morte il fondo della macchina, perché la macchina perde altezza dalla parte in cui ci sono le gomme forate. Beh, allora, ringraziamo tanto della citazione. Assolutamente. Giusta e devo dire veramente puntuale. Vedi, se John Rambo avesse saputo, avrebbe studiato in condizioni di questo genere. Dici che ne avrebbe forato due, invece che una. Invece che una ne forava due, anzi tre per far scena, capito? Dice, sono meglio di Alonso. esatto, dimostrazione di forza. Era veramente, okay, il vero pilota McLaren sono io. Anzi, sì, anche perché ovviamente la safety car... Che ci dà modo di commentare queste cose, perché la safety car continua e qui il giro è lungo, ragazzi. Anche perché ovviamente la safety car attenderà penso un altro giro. Non penso che il buon John Rambo riesca a riaccodarsi, anche perché è a 1 minuto e 38. Quindi penso che riparta non in questo ma nel prossimo giro la safety car. Anche perché il buon Mister X deve anche lui riaccodarsi. Tutti mantengono le gomme medie tranne Advance Apple e Alesi. Quindi le due Ferrari sono andate ai box a montare gomma bianca, Mister X gomma soft e John Rambo gomma soft. Allora, la differenza tra una safety car quando il buon Lewis Hamilton si lamenta e le macchine di Formula 1, no?
in questo momento sto in onboard con Zetta Pro Mauro e con chilo a 150-160 km/h, poi la frenata, le curve vengono fatte a 92-93 km/h, dove per la safety car diventa quasi un'impresa perché la sta tirando al limite. Per una macchina di Formula 1 invece sta scaldando le gomme e ti dà veramente l'impressione di andare di una lentezza infernale. Beh, noi se la safety car in Prime a Monaco non l'abbiamo vissuta, abbiamo vissuto una virtual safety car, però mi ricordo commentando la Pro League che c'era stata qualche safety car al tornantino, non ti dico che, cioè sembrava una classica coda, che ne so, dato che tu sei, sento Traffico, l'accento certo. romano, di Eh gran sì, raccordo anulare oppure tangenziale di assolutamente. Milano, cioè era bellissimo, le macchine ferme che aspettavano che la safety car passasse il tornantino e allora una alla volta poi andavano proprio ad eseguire la Eh traiettoria del sì. tornantino. Sì, perché per la macchina Formula 1 è sta praticamente ferma, mentre la safety car a momenti si ribalta, capito? Quindi Il Bomb Highlander non se la passa bene sulla Mercedes Safety no, no, Car. direi di no. Direi di no. Considera che adesso stanno facendo la curva e parliamo di velocità intorno a 90-100 orari, ma se tu vedi l'onboard veramente sembra che sta quasi ferma la macchina di Zetta Pro Mauro rispetto alla gara, no? Eh Fatto sì. quello che una macchina stradale come la safety car, se ben preparata, sta praticamente al limite. Adesso la chicane a 60 km/h, si stanno avviando verso il castello. Eh sì, penso che in questo momento, alla fine del secondo settore, la safety car spegnerà le luci quando siamo Sì. al 18° giro di 51 previsti. Ne mancano ancora 36 di giri, quindi Allora, la gara è nel pieno. safety car al Safety car castello, permettendo. 70 km/h. Incredibile. Intanto arriva il buon Hiroshi che salutiamo, che ci dice: "Bella raga, io ho ordinato gli gnocchetti alla trattoria di curva 8, vi aspetto qui." Perché c'è il Grazie, mito di questa appariremo. trattoria della Sì, nonna sì. in No, curva quella è stata 8, che. importantissima. Insomma, uno dei posti più visitati, non dico altro. Hiroshi lo sa. Molto bene, Ok. vediamo. La Ci safety car siamo. rientra in questo Spente giro. luci. Sì. Yes. Quindi vediamo il buon Zeta Pro Mauro che prenderà ovviamente molto distacco dalla safety car per ripartire. Drago lì sta attaccatissimo, veramente incollato come un francobollo. Adesso sarà molto delicata la partenza qui, tra l'altro in pieno rettilineo. Tanto prima che ricomincia la gara, il buon Mr. Craver riscatta il bevete, dobbiamo bere, Fabio. Io non so cosa vuoi bere, io bevo un bicchiere d'acqua. Si riparte intanto. Si Ci riparte, è siamo. ripartito Zeta Pro Mauro, è partito da Dio Zeta Pro Mauro. Vediamo da Doizzi a questo punto, molto vicino a Drago. Sono tutti vicini. Birillo Dog, attenzione. Safety car? No, No, oddio, la no, grafica non ci aveva aiutato, sì, per un attenzione. attimo, no, no, Oh, comunque stanno andando. Just Lawler! Just Lawler dentro! Dentro! Su Mauro Gold! Una staccata perentoria del pilota della Williams con Mauro Gold che Affiancati. deve difendersi su Birillo Dog! Incredibile! Just Lawler ha calato l'ancora a Ma curva sì. 1. Aia, Just Lawler! Sì. Oh, disastro! Sì. Disastro! Non ci credo! Danno. 4 vetture! Sì. Ritirate dalla sessione per un danno. Una carambola incredibile. No, è veramente che perché hanno praticamente cominciato a scomparire mezzo. Una carambola incredibile in quel di Baku. Vediamo in questo momento. C'è solo bandiera gialla. La metà dei team, sì. Oddio, bandiera Poco gialla per strano. 4 vetture ritirate in pieno Bandiera rossa rettilineo. eventualmente, ma sì. Si continua senza virtual safety car. No, attualmente è Disastro. bandiera verde. Sì. Incredibile. Ma sai che non ho capito bene la dinamica? Ma nemmeno io ho Cioè, ho visto una visto macchina lenta sulla destra, che era Just Lawler. che era Just Lawler, sicuramente sfilavano tutti, poi a un certo punto attenzione che c'è.
Il buon Max Basile, Gil 27, che salutiamo, ci dice: è partito tutto da Just, che probabilmente aveva forato. Ok. Beh, tipo fungo atomico, perché? Sì, poi è arrivato cartista da dietro, l'ha preso. È questo episodio che magari sarà da rivedere e anche da discutere in settimana, perché... Quindi andate sul sito www.formulaitalianteam.com, probabilmente verranno postati gli onboard dei piloti, quindi se vorrete vedere la dinamica dell'incidente, mi raccomando, registratevi al sito e potete accedere anche allo strepitoso live timing congegnato da Lopensky 88, che vi permetterà di vedere tutte le statistiche possibili e immaginabili del Gran Premio: passi gara, settori veloci, danni alla forature, c'è veramente di tutto. Quando siamo al 20° giro di 51 previsti, ma anche perché qui di materiale ce ne sarà tanto, quindi veramente iscrivetevi e seguite, perché ci sarà molto 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 da capire. Anche noi stessi abbiamo bisogno un attimo di qualche... Ora, per strammatizzare, il buon Just ieri a fine telecronaca della Sport disse: se faccio il quarto zero di fila regalo una sub, quindi a questo punto... Perfetto, ottimo. Deve regalare la sub, ragazzi. Candidatevi, facciamo un'estrazione, mandate... Non credo che la regalerà stasera, perché penso sia abbastanza su di giri, però magari alla prossima... Anche domani va bene lo stesso. Sì, assolutamente. Una promessa è una promessa. Vediamo intanto pazienti. Dado vicinissimo a Drago Lievitato, ma non c'è ancora il DRS abilitato attivo dalla direzione di gara. Ovviamente arriva adesso, in questo momento. John Rambo fa il giro più veloce in 1:43.039. Ovviamente l'unico pilota a essere sotto con gomma soft. Michè Mai su Kaisermatt in staccata di curva 1 all'interno, si va a prendere l'ottava posizione, va, mette nel mirino la Haas di Marco Gano. Davanti sono molto molto vicini tutti. Andiamo magari in on board con Z Pro Mauro a vedere il tratto del castello, che è molto caratteristico. Qua chicane, ci si lancia, staccata poderosa. Questa è la curva difficile col cordolo a destra. Sì. Che lo devi un po' tagliare, ma se perdi un po' di... soprattutto in trazione prendi il muro. Questo è molto... Eccolo qua. Eccolo qua il castello. Caratteristico quanto difficile questo poi tratto. Una buona uscita, una buona trazione, quindi se vai sul cordolo non credi di addrizzare la macchina, altrimenti vai in sovrasterzo. Per poi avere uno spunto importante, nel senso che qui è uno anche qui dei posti più veloci, frenata difficilissima. Sì, perché ancora poi è in discesa. Da evitare. È in discesa, e se prendi il cordolo ti sbilancia, il muro ti aspetta con le braccia aperte. È l'ultima curva. No, ultima curva fantomatica, perché poi c'è questa leggera piega destra, la chicane veloce e poi ancora un'altra piega, quindi ce ne sono ancora quattro di curve. Però ovviamente noi diciamo ultima curva, perché poi alla fine non fai né frenate né nulla, quindi... Sì, lì poi le tiri tutte, ma te hai perfettamente ragione, ce ne stanno altre, soprattutto quando si ha problemi con le gomme che si vanno a usurare, devi stare molto attento perché... Attenzione, Mauro Gold arriva... chi era? John Rambo, è arrivato lungo in staccata di curva 1 e ha perso la bandella laterale destra. Sì. Gran peccato per John Rambo, sì. A proposito di muri... Sì, a proposito di muri, è vero, a proposito di muri. Attenzione, perché Birillo è molto vicino a Mauro e là davanti si marcano a vicenda. Ovviamente in questo momento i primi tre, che sono quelli i diretti inseguitori di Just Lawler, penso che vogliano tutti vincere, innanzitutto per prendere i 25 punti. Però tutto sommato potrebbero iniziare a farsi due calcoli e dire vabbè, comunque gli recuperiamo tanti, tanti punti a Just, che ha fatto 4 zeri di fila, ricordiamo. Questa comunque è una gara dove devi pensare tanto al campionato, secondo me, Andrea, perché qui appunto sbagliare un attimo, guarda che è successo in circa forse un secondo e 8, un secondo e 9,
quindi qui portare a casa i punti come Monaco, no? Sono quelle piste dove è veramente molto importante. Eh sì, attenzione Drago Lievitato, 6 decimi. Abbiamo visto che sotto il mezzo secondo si può tentare un sorpasso. Sopra è veramente difficile. Quindi sia da Dovizi che Drago Lievitato non penso riusciranno a sopravanzare né Z Pro Mauro né Drago per Dadoizzi. Sì, anche perché sono lì. Anche perché poi Drago prende praticamente 6 decimi di scia da Z Pro Mauro con il DRS spalancato. Dadoizzi è veramente molto molto difficile. Questo devo dire è un po' quello diciamo all'inizio delle cronache, un po' sorprendente perché Baku si distingueva proprio da lì, no? Sorpassi, contro sorpassi, strategie. Invece adesso è diventato molto difficile sorpassare nonostante il rettilineo così, così lungo. Ma paradossalmente credo sia appunto molto difficile proprio per l'impostazione dell'ERS quest'anno. L'anno scorso sì, la certo. velocità riuscivi ad averla molto più uniforme, quindi arrivavi alla fine del rettilineo con molta più velocità. Sì. Invece quest'anno, con questo rilascio immediato di energia, quindi di potenza per il motore, sia quello che si difende che quello che ha praticamente che sta cercando di attaccare, questa energia si annulla per tutti e due. Eh sì, evidentemente il DRS non fa così tanto la differenza. Io mi chiedo, ma per Bacco se non lo fa in 2 chilometri e passa di rettilineo, dove lo deve fare? Sto rivalutando il Vietnam, sai. Attenzione, per dire una cosa del genere bisogna essere veramente... Perché Vietnam per me era una pista obbrobriosa che non c'entrava nulla. Poi io, tra virgolette, l'ho presa sul personale anche perché se c'è Vietnam, c'è Arabia Saudita, non c'è Imola. Attenzione, perché lo riprendiamo dopo il discorso, perché Birillo Dog passa... su Mauro Gold, quindi va a mettere la sua Red Bull in quarta posizione. Buona anche questa posizione per Birillo Dog, anche per il campionato costruttori, che va a mettere 2 Red Bull nella top 5, quindi molto bene. Oh, controllone, controllone di Birillo Dog, che stava puntando il muro alla sinistra. Mauro Gold quindi si può fare rivedere, non ce la fa e niente, quindi devi ritrovare concentrazione, perché fondamentalmente potrebbe anche andare a recuperare quei 3 là davanti e giocarsi il podio. Dado è vicinissimo a Drago Lievitato, è arrivato veramente molto molto veloce anche in staccata alla chicane. Ma se ci pensi saranno fatti 15 giri in questa configurazione, alla fine per quanto vuoi dice beh io cerco di passare in qualche maniera. Eh sì, vediamo che sta perdendo un pochettino Drago, non vorrei che avesse danneggiato anche lui, avesse quel fantomatico danno del 19% dell'ala, e invece qua ha perso tantissimo Drago. Dado, scusa. Dado, era a 3 decimi, ha perso mezzo secondo in 2 curve, incredibile. Ah sì. Quindi non occhio, perché Drago è a mezzo secondo, eh. Attenzione, potrebbe tentare un sorpasso su Z Pro Mauro. Vediamo. Mezzo secondo. Credo che Z Pro Mauro stia utilizzando l'ERS a bomba. Se 3 decimi si fa vedere. È arrivato diciamo ai 2 decimi praticamente in staccata, quindi ci ha messo forse 1,5 km per andare da 5 decimi di stacco a 3 decimi, che è veramente singolare. Sì, invece Marco Ganu che punta la sesta posizione di Flaminio, molto attaccato il pilota Haas sulla Williams. Vediamo se si fa vedere qui o se tenta il sorpasso. Arriva molto vicini, staccata, si fa solo vedere Marco Ganu. Sì, non c'era lo spazio, ma si poteva affiancare, ma poi non avrebbero fatto la curva. Piloti che insomma si conoscono bene, ci si incontra anche fuori, ma poi quando sta in pista Andrea non ci pensi proprio. Attenzione, Dadoizzi di nuovo vicinissimo a Drago.
Vediamo se questa volta riesce a rimanerci molto vicino. Mentre Birillo non sta recuperando, stava a 3 secondi, 3 secondi e 2 ed è rimasto a 3 e 4, quindi si sta guardando forse più le spalle da Mauro, sai? Eh sì, 4 decimi da Dovizi, eh? Vediamo. Ultima curva, fantomatica ultima curva. Fantomatica. È come, sai come curva 2 di Austria, no? Che è quella leggera piga sì. verso sinistra, che tutti sì. lo prendono come rettilineo, in realtà e poi è una sì, curva. È una salita, no? Fino a... Invece è una curva, certo. Viene contata come curva. Occhio. Secondo me perdono forse un... Perché se 4 decimi perdono un po' di... proprio nelle ultime curve, quelle vere. Mm-hmm. Forse effetto scia, non lo so, ma sai, destabilizza un pochino l'anteriore, sì. quindi sono costretti ad alzare un po', e lì prima del rettilineo vero e proprio probabilmente perdono un pochino, perché poi sono incollati. È veramente sì, la S veloce passa quest'anno. Sì. La S veloce penso sia una delle curve più ostiche, perché lì la devi fare ovviamente a acceleratore a terra praticamente, però è molto, devi stare molto molto attento, perché se sbagli la traiettoria di un millimetro, come dicevi tu prima, c'è il muro esterno con le braccia aperte che ti attende. Sai che sto pensando? Non so se ti conviene invece lasciare un po' di spazio, fare poi le S, le ultime curve proprio in pieno senza avere risucchio, e poi magari guadagnare l'ultimo, nell'ultimo tratto invece di stare appiccicati là, sai? Come tentativo, perché per adesso non sono riuscito veramente a far nulla, che sono comunque sempre attaccati all'ultimo, no? Per avere poi sì. entrare nel rettilineo praticamente incollati. Io credo che in quel momento cominciano a perdere un po'. Vediamo adesso dei tempi, perché stanno sostanzialmente ritornando, eccoci. Vediamo, 6 decimi tutti, quindi sia 6 decimi, 5,67 sì. spaccato 6, tra tutte e due, incredibile, 6, 34, attenzione. Ha trazionato, sì. credo, fortissimo Drago in questo momento. Vedi, però 6.34.6, cioè non si è avvicinato più di tanto. Adesso chiaramente comincerà a avvicinarsi per effetto scia, ma è, credo che lì è fondamentale, perché invece di chiudere, perché poi vedi, arrivano a 2 decimi mm-hmm. sostanzialmente alla frenata, cioè invece di chiudere il gap all'uscita delle curve. Tanto scusami, che mai si fa vedere su Marco Ganu e passa in settima posizione il pilota Mercedes in staccata di curva 1 e va a riprendere Flaminio a questo punti. Punto. Attenzione, sì, perché Marco Ganu stava attaccando Flaminio, invece è arrivato come un treno mica mai e ha passato Marco Ganu, quindi oltre al danno per Ganu di non riuscire a passare Flaminio, la beffa perché ha perso una posizione nei confronti di mica mai. Eh sì, è stato un po' sfortunato qui Marco, perché qui era abbastanza attaccato a Luca, si sono fatti qualche giro e poi è stato evidentemente sorpreso da un Mickey Mai molto più freddo. Vediamo un po' se riuscirà anche ad attaccare Luca adesso. E è occhio, perché davanti, non è successo niente. Non sempre... è successo niente, no. Stanno facendo un giro turistico insieme, un giro di gruppo. Una pago. Gita fuori porta. Di quelli organizzati, sai? Esatto. Attenzione, perché volevo dire che mica mai, col passo che ha, perché è andato a riprendere Marco Ganu, che penso fosse a 5-6 secondi, sì. se riesce a passare Flaminio, poi a 3 secondi e mezzo per andare a riprendere Mauro Gold, e poi per andare a riprendere Birillo a un secondo sì, e mezzo. Quindi potrebbe... potrebbe andarsi a riprendere questo terzetto, perché ha un buon passo il pilota Mercedes. Forse il passo è più interessante del quarto quinto posto in poi. Tanto Birillo è riuscito a un pochino a distanziare anche dietro Mauro, ma non riesce assolutamente a prendere il terzetto davanti, che devo dire evidentemente non si danno nemmeno più fastidio più di tanto, abbastanza intelligenti, perché riescono comunque a creare un bel gap. Occhio mica mai, che è negli scarichi di Flaminio, vicinissimo qua al posteriore della Williams. Wow. Traziona molto molto bene Flaminio, vediamo se riuscirà il pilota Mercedes negli ultimi metri, si fa solo vedere. No, non c'è strada lì, non c'era più spazio, ma sicuramente Flaminio adesso ha il suo bel da fare, continua ad inchiodare, insomma, quindi sta al limite.
Questa sì, qui e tra l'altro Mickey Mai, tra l'altro Mickey Mai ha 5 giri di gomma in meno di Flaminio, quindi e ha 5 giri in meno degli altri, anzi 6-7 giri in meno di quelli davanti, quindi attenzione, 6-7 giri, esattamente, la gomma più fresca. Dicevo anche qui, poi guardare negli specchietti non è il massimo per la concentrazione, insomma, quindi Flaminio adesso c'ha un bel da fare. Quando siamo al 28esimo giro di 51 previsti, la classifica recita così: Z Pro Mauro, Drago Limitato e Dado Izzi in questo momento nel podio virtuale, con Dado Izzi a mezzo secondo, tutti a mezzo secondo là davanti, non riescono a passarsi l'un l'altro, poi Birillo Dog, Mauro Gold, Flaminio, Mike Mai, Marco Gano, Kaisermat, Alesi e John Rambo, ritirati Mister X, Advance Apple, Just Loller e Cartista in una sola volta. E poi sì, il buongiorno. Qualcosa di epocale. In una reazione a catena incredibile. Occhio, 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 Mike Mai prima della staccata di curva 1 si porta in sesta posizione, è arrivato lunghissimo. È arrivato lunghissimo e quindi riperde la posizione su Flaminio. Eh sì, intanto ha rischiato tantissimo anche di rompere l'ala. Ma comunque è riuscito però alla fine in qualche modo a controllare la macchina. Comunque devo dire che Mike Mai ci sta facendo vedere qualcosa di più come sorpassi sul sì, rettilineo, dove noi pensavamo che veramente fosse un po' l'attore principale di tutto il circuito. Ad esempio là davanti nulla è cambiato, sono sempre alla stessa distanza tra di loro. Birillo Dog adesso forse ha recuperato qualcosina, secondo sì, 4-5 decimi si sta un po' più avvicinando. Vediamo, quindi penso che la zona più calda per un sorpasso in questo momento sia tra la sesta, settima e ottava posizione. O mica mai che esce attaccatissimo dentro a Flaminio, ovviamente forte di 5 giri di gomma in meno, stessa mescola ma 5 giri di gomma in meno. Qua ricordiamo che l'usura è molto molto importante per gli pneumatici. Sì, Flaminio sta difendendo veramente alla grande, ma in più una volta insomma ricorso al bloccaggio, sta abbastanza al limite. Deve anche bandiera gialla settore 2, John Rambo al castello si è girato, ha rotto l'ala purtroppo. Ma no, al castello si gira già tanto che non ha rotto tutto, perché no, l'ultima curva a destra è il castello. Guarda, sai che po', c'è, guarda po', attenzione Mike Mai. Questa volta passa ancora prima della staccata, sì. Porta in sesta posizione. Beh, 4 secondi, poteva veramente fare poco, insomma si è difeso come un leone finché ha potuto. Adesso deve anche pensare a gestire un po' più anche le gomme. 3 secondi e 9 per trovare la quinta posizione di Mauro Gold, quindi Mike Mai, se vuole fare una grandissima rimonta, ricordiamo che era comunque in top 10 il pilota Mercedes, poi aveva danneggiato l'ala nei primi giri, quindi sta tentando una sorta di rimonta ai box John Rambo. È strada libera, vediamo in questo momento quindi quale sarà il suo passo. Tanto attenzione Birillo Dog, Birillo, hai visto? 2 secondi e mezzo, Altri 6 decimi sostanzialmente. Occhio, perché là davanti a non sorpassarsi stanno facendo il gioco di Birillo Dog. È incredibile. Cioè vai più lento non sorpassandoti in questo circuito. È strano, ma si stanno anche un po' più distanziando, nel senso sono 8 decimi, 6 decimi da Dovizi, quindi stanno prendendo un po' più aria, stanno respirando un po' di più. Non stanno più attaccati, probabilmente hanno capito che è abbastanza complicato passare, insomma stanno provando da probabilmente 25 giri, e questo fa sì che Birillo adesso sta su 2.6, 2.5, 2.6 e li vede davanti. Intanto in questa fase cristallizzata del Gran Premio vi ricordo che oggi pomeriggio c'è stato un sondaggio sul nostro canale Telegram, Formula Italian Team Official Channel. Scaricate l'app di Telegram, cercate il nome che vi ho appena detto, servirà anche per votare prossimamente il Driver of the Day di questa sera. Dicevo, c'è stato un sondaggio che chiedeva se dopo le vittorie di Dado Izzi ed Advance Apple ci sono 7 piloti meno di 40 punti, chi potrà impensierire
appunto questa sera a Baku il buon Justin Lawler aveva vinto col 39%, Drago lievitato, seguito da Flaminio col 26%, 13% a pari merito sia Advance Apple che Dadovizi, Z Pro Mauro al 5% e Mauro Gold al 4%. Quindi per il momento stanno vincendo il 5% che ha votato Z Pro Mauro, però comunque sono ancora in lizza sia il 13% di Dadovizi sia il 39% di Drago lievitato. Quindi i nostri spettatori sono anche buoni intenditori, se vogliamo metterla così. Vediamo cosa succederà alla fine dei 51 giri previsti qua in Baku, Azerbaijan. Mancano 20 giri al termine. 2-2 Birillo Dog. 2-2, 2-1, attenzione. Attenzione, perché Birillo Dog sta rimontando, sta sul trenino, là davanti. Sì, sta arrivando. E attenzione, perché Mike Mai sta rimontando su Mauro Gold e si sta portando Flaminio e Marco Gano, che si sono appiccicati coi denti a Mike Mai per tentare una sorta di rimonta. Beh, ma sai, poi davanti sfrutti anche un po' la scia, quello ti consente di risparmiare anche sulla miscela, anche un po' sull'erze, quindi Flaminio forse anche intelligentemente alla fine non ha osato più di tanto nel difendersi, non ne aveva forse nemmeno più, ma adesso sta usufruendo del terreno che gli sta facendo Mickey Mai, che sta dando Mickey Mai. Sì. Tu dici su chi segue, ma guarda che poi sono tantissimi followers, insomma, di Fit, quindi 500 li abbiamo raggiunti ieri. Quindi direi anche estremamente competenti, quindi non contando, sì, ovviamente, contando ovviamente che su Twitch ci siamo veramente da poco, quindi 500 followers sono veramente tanti per il breve tempo da cui ci siamo, e contando anche comunque la community YouTube che era 8300 followers su YouTube. Intanto attenzione, 2 secondi, Birillo Dog li vede ormai, li vede molto nitidi là davanti, passa il castello in questo momento. Tant'è che Dadovizi sta cercando di recuperare un po' di più, sta cercando di stringere un po' rispetto a Drago, perché comincia a vedere negli specchietti che sta arrivando Birillo. Attenzione però, io non so se hai visto in Spagna che c'erano primo Dadovizi e secondo Birillo Dog e terzo proprio Drago lievitato. Il muro Red Bull aveva fatto un qualcosa di incredibile, ovvero Dadovizi era davanti, Birillo Dog stava subendo il sorpasso su Drago lievitato, quindi cosa ha fatto Dado? Ha rallentato per mettersi nel punto in cui stava sorpassando Drago e non concedergli il sorpasso sul suo compagno di squadra. Quindi attenzione, perché se Birillo Dog rientra in questo terzetto, Dadovizi o lo stesso Birillo Dog potrebbero contare sull'appoggio del compagno di squadra, quindi occhio, certo, un bel gioco di squadra, assolutamente sì. Ma anche se qui è complicata la pista, sai, bisogna stare anche attenti, perché veramente c'è il rischio di contatti o di rotture, perché alla fine un po' il sorpasso lo puoi provare a fare, solo che non hai margine d'errore, quindi se ti innervosisci perché ti sto rallentando, io la vedo dura qua, però stiamo a vedere. 1 e 5 Birillo Dog, occhio, sta arrivando. E mica mai 2-7, 2-8 da Mauro Gold. Attenzione, perché se succede una battaglia là davanti, Mauro Gold e mica mai non sono tanto distanti, 4 secondi e 4. Quindi occhio, perché potremmo vedere un finale incredibile con 8 piloti a giocarsi la vittoria, sarebbe stupendo. Sarebbe anche stupendo. Ne mancano, assolutamente sì, ma anche perché ne mancano un po' di giri, quindi 18. Quello che dici ci sta, certo. 18 giri e con una battaglia là davanti, 4 secondi e 6 non sono incolmabili, No. Attenzione. Come giustamente hai fatto osservare, soprattutto se si cominciano a dare fastidio, perché adesso non sono, fra poco non saranno più in 3, ma saranno in 4. Eh sì. E poi là davanti Flaminio ha perso un po' da Mickey Mai, purtroppo. Ovviamente 21 giri di gomma contro giri, 16. Sì. Si iniziano a far sentire. E anche comunque il buon Mickey Mai, attenzione, perché potrebbe arrivare fino in fondo con questa gomma media. Già. Perché 6-7 giri di gomma in meno, scusa, potresti, certo, già, sì,
potrebbe già balenarti l'idea di andare fino alla fine. Anche gli altri non so cosa faranno, però calcolando quell'usura della gomma qua è veramente veramente elevata. Sì. Non lo so, vediamo se sarà un finale di GP molto molto intenso, e soprattutto ci aspettano veramente tanti colpi di scena. Qua a Baku ne abbiamo vissuto uno, per chi si fosse collegato solo adesso, con un botto incredibile successo in epocale, come dicevamo prima, sì. Perché fondamentalmente ricordava nel rettilineo tra curva 2 e curva 3, in cui si sono ritirati quattro piloti. Just Lawler, quello più lampante, attenzione Flaminio, al castello arriva lunghissimo e rompe il flap. Wow. E quindi lui dovrà sì fermarsi, sì. Attenzione. Beh, qualche modo è stato anche fortunato, perché lì l'ho visto che era finita. Eh sì. Ma sai, quelle gomme che si stanno sempre più consumando. È dura. Niente, di terza, no, poi chiudi, poi ogni volta sfiori. Da Dovizzi, a due decimi, attenzione, perché si inizia a muovere qualcosa là davanti con Dragon Evitato, che tenta il sorpasso su Zeta Promoro. Mamma mia. Cosa hanno fatto? Perché poi sono da destra a sinistra. Io pensavo si prendesse. Eh sì, perché Z Pro Mauro subito aveva difeso l'interno, quindi ci si era messo subito a capofitto. Drago gli ha evitato per tentare di difendersi su Dadoizzi, e poi sono andati tutti all'esterno per ovviamente impostare al meglio la staccata di curva 1. Tanto Flaminio e box con Gior Rambo, perché 1-4, ok, 1-3 per il Lodog. Attenzione, e Mauro Gold con questa battaglia ha recuperato 4 decimi in un settore, e a 4 sì. secondi. Attenzione, perché da 3 diventano 4. Un secondo e 2 Birillo Dog. Grandissimo secondo stint da parte di Birillo Dog. Ci credono, dai. Ci crede, anzi lui. Attenzione. Bandiera primo settore. Bandiera gialla, penso sia. No, Gior Rambo non è possibile. Intanto è stata subito tolta. Sì, forse un lungo. Probabile. Allora, sì, forse non lo so. Attenzione. Attenzione. Perché prima dal nulla è scoccata una scintilla. Adesso Drago Lievitato è a 4 decimi e può tentare l'attacco su Z Pro Mauro. Occhio. Vediamo cosa succede. Mamma mia, non... è rimasto piantato all'uscita della chicane veloce, ma potrebbe arrivare negli ultimi metri. No, decide di farsi vedere. Sì, non ha avuto lo spunto. E occhio, perché là dietro qualsiasi cosa succede. Birillo Dog, questo aspettano. Però sai, adesso ancora sta su un secondo e mezzo, un secondo e quattro, un secondo e cinque. Ma occhio, perché Birillo Dog ha preso il DRS di un doppiato, penso Gior Rambo. E quindi sì, Gior Rambo, c'era la McLaren, c'è... Occhio, 1 e 3. Gli mancano 3 decimi. Gli mancano 3 decimi per agganciarsi col DRS lì, poi... Dadoizzi sempre molto vicino in questo tratto. 1-1. Qui devi stare attento a non toccarlo davanti, perché è veramente incollato. Mica mai 1-9 anche là dietro. Un secondo Birillo Dog. Entra dentro le 9 decimi. Contatto avvenuto. Attenzione. E adesso in 4 se la giocheranno. Comunque è veramente una bellissima gara. Eh sì, per l'abbiamo detto all'inizio. L'esclusione di 4-5 in un secondo, veramente un peccato. L'abbiamo detto all'inizio, questa Pro League segue la scia dell'anno scorso, molto molto equilibrata. Sempre è stata così, sì. la Pro League. Assolutamente, sì. Attenzione tutti in 4 decimi. Adesso questa volta Drago Lievitato è velocissimo all'uscita della S veloce. Occhio, perché può arrivare un attacco. Ci può essere un cambio della leadership là davanti. Niente da fare. No.
Niente da fare. Occhio, Birillo Dog mezzo secondo e sono in quattro adesso. Oh, veramente Birillo ha recuperato tantissimo, al di là anche delle era a tre secondi e mezzo. A tre secondi e mezzo, gli altri avevano tutti il DRS, lui no. Sì. Che poi voglio dire, è vero che hanno fatto qualche battaglia, ma anche proprio si sono messi lì a battagliare nelle curve lente. No, assolutamente. Secondo giro, quindi sono stati anche molto costanti come tempi. Assolutamente, è stato un grandissimo secondo stint di Birillo. Attenzione perché, occhio, il sole sta scomparendo dietro alle nuvole di Baku. Ah beh, ci manca solo il finale. Ci manca bagnato, solo la pioggia. Uè. Ci manca solo la pioggia, attenzione. Sulla torta. Nel frattempo penso cominciano ad avere un po' di difficoltà anche i piloti adesso a gestire la macchina. Attenzione, Danirco dalla chat ci dice pioggia tra 10-15 minuti. Ah, colpo perfetto. Di scena, incredibile. Perfetto. Da Dovizi vicinissimo. Ma sai, se comincia a piovere, tra l'altro loro ci arriveranno con le gomme le mele, insomma, strausurate, e quindi qui mica mai sul bagnato. Eh già. Quindi qui mica mai potrebbe recuperare tanto. Vantaggio. Eh sì, un vantaggio enorme. È uscito male Drago, attenzione, perché Dado Izzi è vicinissimo a due decimi. Vediamo se riuscirà a passare il pilota Red Bull nei confronti dell'Alfa Tauri, ma c'è anche il probabile sorpasso di Drago Lievitato. Attenzione perché sono in 3 in curva 1. Drago Lievitato all'esterno tenta l'attacco su Zeta Pro Mauro. Dado Izzi all'interno, Dado Izzi all'interno. Vediamo se riuscirà a passare in seconda posizione. Mamma mia, cosa ho visto. Wow. In 3 in curva 1, tutti che si difendevano da tutti e che volevano attaccare tutti. È stato un mashup incredibile. Ma guarda, tra l'altro è larga la curva, però sono stati bravi anche loro. Sì. Tutto sommato un gran controllo, anche testa, insomma. Intanto il buon di legge che utilizza l'evidenzia messaggio, ovviamente sbloccabile con i fit points, che ci dice se continuano così si aggancia pure Mauro. E in effetti è quello che dicevamo proprio io e te, Fabio. Attenzione perché 4 sì, secondi non sono... È corretto, anzi il primo che ha visto questa come dire, possibilità è stato Andrea, ma aveva ragione. Non è così scontato, un gran finale. Poi se come ci dicono arriverà anche l'acqua. Si è scurito tanto il tempo. Si è scurito, sì. Un secondo intanto mica mai da Mauro Gold. E adesso vediamo, perché se mica mai ne ha veramente tanto di più, come penso che sia, perché ha recuperato veramente tanto anche a Mauro Gold. A Mauro gli converrebbe farsi passare e poi tranarsi col DRS. Vediamo. Oh, là davanti da Dovizi, un decimo. Attenzione perché è uscito veramente molto veloce. Invece questa volta Drago è molto staccato nei confronti di Zeta Pro Mauro. Si fa vedere all'esterno da Dovizi. Ma negli ultimi metri Drago Lievitato ha chiesto l'impossibile. Ne ha chiesto l'impossibile alla parte elettrica del motore. Intanto il buon Dementalist ci dice bevete perché ne avete bisogno. E in effetti le corde vocali iniziano a vacillare. Stiamo facendo una battuta, quello sempre. L'ho detto, vabbè, lasciamo stare qua. Grazie per i consigli, ci stanno tutti. No, ma tra l'altro penso che al di là della vodka, non so esattamente cosa si beva qua, ma credo che assaggeremo anche l'acqua, Andrea, perché il tempo è sempre più scuro. Mamma mia, mamma mia, come mi hai collegato battuta a previsioni meteorologiche del Gran Premio, incredibile. Sì, ma la cosa tragica è che non ci ho nemmeno pensato, quindi quando abbiamo il sinto così è veramente reale. Sono i migliori. Ma sarà l'emozione di questa Baku che in ogni gara ce n'è. Ogni volta che si fa ce n'è una in tutti i campionati, in tutti i piani, insomma è particolare. Eppure io rivaluto il Vietnam. Tanto so che tu non sei d'accordo, ma ci sarà qualcuno che sarà d'accordo con me e qualcuno che è d'accordo con te. Tanto se non facciamo torto a nessuno. Siamo politically correct. Occhio perché mica mai è vicinissimo. Sì. Mica mai è vicinissimo, okay, là davanti sono tutti negli scarichi degli altri. Oddio. Sì.
No, vabbè, sopra che sono vicino a me non fanno testo perché hanno tentato di tutto di più, ma abbiamo capito che negli ultimi 200 metri poi non passa più nessuno. Questa è una cosa che dovremmo studiare dal Esattamente. punto di vista aerodinamico, ma io sono sempre convinto che quelle S lì appiccicate fanno disastri, ma anche qui no, è ormai una fotocopia. Invece Mike Mai arriva nei confronti di Mauro Gold in staccata di curva 1, gli tira la staccata anche Mauro Gold Wow. che si difende all'esterno con penso John Rambo che è Sì, sì, doppiato sì. Eh sì, abbia sarebbe dato successo. qualche problemino a Mike Mai, perché sì che la vettura è fantasma, però quando ti Ma compenetri nelle vetture è un guaio, non bravissimo. riesci a vedere Eh le linee. sì. No, ma poi tra l'altro comunque c'è sempre quella cosa, no, di schivare, di fare, cioè ti viene un po' istintivo, no? Un automatismo, quindi comunque disturba e dà fastidio. Ha voglia, ha voglia. Attenzione perché comunque Flaminio è arrivato nei confronti di Kaisermatz con le sue gomme soft. E Quattro con la. giri quindi. Comunque con la battaglia che hanno avuto Mike Mai, con la leggerissima battaglia che hanno avuto Mike Mai e Mauro Gold, hanno perso un secondo. Incredibile. Eh sì. Eh sì. Comunque alla fine Birillo ci è arrivato, però si è dovuto accodare anche lui. Per adesso sta anche lui lì. È veramente difficile. Una volta arrivato dietro lì è poi difficile passare. Perché comunque ha recuperato tantissimo, no? Ha voglia. E In pochi giri, quindi in realtà ce l'ha il passo, è solo che poi là. quando Oddio, arrivi a Trenino col DRS che stanno è dura. Ma chissà anche come si stanno coordinando, no? In scuderia, nel senso io credo che Birillo Dog, attenzione perché intanto Drago Lievitato è uscito fortissimo dalle S questa volta. È vicino. Vediamo, questa volta c'è il sorpasso per forza. Si scansa. Oh, Frendi pioggia, attenzione! mamma Zeta mia. Promoro tira la staccata per difendersi e porta Eh sì. largo Drago Lievitato che è bravissimo a evitare le barriere. Intanto c'è stato il Frendi pioggia, quindi è arrivata a Sì. 10 giri dalla fine. Sta. Vediamo in questo momento. Vediamo, attenzione. No, ma adesso si devono fare questi 10 giri, non si sa come incrementerà poi l'acqua con gomme che oggettivamente, insomma, Beh, cominciano ad io ti avere un serio ricordo problema. che venerdì noi abbiamo dovuto per forza fare un pit stop a 2 giri dalla fine, quindi, tranne il Eh buon Daniele Play che sì. salutiamo, che era rimasto con le gomme medie, che le gomme da asciuto con una pista No, inguidabile. è impossibile. Sì, Però era lui le era veramente. riuscito a portare a casa, quindi E qui vediamo. adesso però sai che chi sbaglia strategia perde la gara, Eh perché sì. qui devi decidere veramente cosa fare, se entrare o non entrare, anche se adesso ancora sembra leggera, ma come abbiamo imparato basta veramente poco. Mica mai No. ha tirato una frenata incredibile per non tamponare Mauro Gold. Occhio, Finché ancora i freni funzionano c'è aderenza. Birillo Dog passa da Dovizi. Attenzione, colpo di scena in casa Red Bull. Non so se si sono messi d'accordo, ma cioè, nel senso, se è una gestione di team o se è stata. Credo che sia strategico perché Occhio a se. Drago. Sì, intanto occhio a Drago. Comunque credo che sia strategico perché Birillo Dog aveva fatto la sosta prima. Drago Esatto. questa volta è molto, molto vicino. Penso arriverà il sorpasso ancora prima dell'inizio della Eccolo. staccata. Eccolo lì. Vai interno. Eh sì, questa volta ce la fa anche agevolmente Drago Lievitato su Zeta Pro Mauro. Mica mai 34 millesimi da Mauro Gold. E all'esterno, ancora prima, distaccata di curva 1 anche lui, passa in quinta posizione. Mamma mia, dopo 42 giri alla fine Ce l'ha proprio un cambio fatta, di Drago. posizione. Sì, Ce l'ha fatta. sì. Invece Comunque la pista diventa. Sì. chi sta perdendo è Birillo Dog a 1 secondo e 4, quindi occhio. Eh Oh, già. lungo, No, lungo, lungo, lungo! Mamma mia, lungo Zeta Pro Mauro! Ha fatto un vabbè. pelo a quel muro incredibile. In questo momento loro hanno automatismi perché insomma sono concentratissimi, hanno il ritmo, ma nel momento in cui la pista si bagna, tu qui non hai alcun tipo di. Ok, Giarrammo è fuori, tu qui non hai veramente alcun tipo di possibilità di correzione, i muri sono Safety car veramente troppo vicini. virtuale e la pioggia sta incrementando. Adesso devono decidere che fare. Ai box Alesi, montagomme intermedie. Tenta la carta. Osa. Occhio, guarda Mica mai! 2,9! Sì, molto. Tra l'altro,
Adesso credo consigliati sia dagli ingegneri, sia anche dall'ingegnere, quello elettronico. Quindi dovranno decidere cosa fare, perché veramente qui non si può rischiare, ma tanto non si può rischiare nemmeno di sbagliare la mescola, perché comunque anche gomme intermedie che non lavorano bene perché non c'è sufficientemente acqua, insomma, la macchina diventa comunque ingestibile. No, però qua scodano. Birillo Dog ha Wow, tirato una sì. scodata incredibile. Adesso è per forza da intermedia. Eh sì, Mi sa di sì. guarda Ronaldo Alesi, porta ancora il guarda DRS, Alesi. Andrea. No, no, però Alesi era 26 secondi e 9, adesso è a 24 e 2 e sta No, continuando è a chiaro. Sì, guadagnare. ma guarda che roba. Sì, sta proprio Oh! mangiandosi decimi su decimi. Sì, 5 secondi di penalità per Drago lievitato. questo è veramente incredibile. Cioè, ha messo la sua gara in mano alla penalità. Che peccato. Peccato per come la stava. Eh La sì. condotta, però ancora nulla, nulla è finito, eh. Nel senso, qui vedremo, Urca! succede di Mica tutto. mai in quarta posizione passa da Dovizi. Ovviamente c'è stato il bug Sì. del doppio pit stop per la stessa scuderia e ha perso tantissimo da Dovizi, perché mica mai a 6 secondi e 6 da No, Birillo Dog. sì. Mamma mia, certo Che è che non peccato. poteva aspettare un altro giro perché adesso qui guarda quanta acqua c'è, No, bandiera no, gialla avevi nel T3. ragione. Il giorno è impossibile continuare con le medie. E adesso Drago deve dare il tutto per tutto con questi 5 secondi di penalità. Guarda quanta acqua stanno alzando adesso. No, adesso sta crescendo la pioggia. Kaiser Box è l'ultimo che ha cambiato le gomme. Qui mancavano le intermedie. Esce adesso. E tra l'altro, debutto in Pro League per Kaisermat, ovviamente ci Sì. sono stati 6 ritiri, però è in zona punti. Quindi Vuol dire buono il che è suo riuscito a non debutto. farsi coinvolgere nei ritiri, ha fatto Ci una gara manca. di testa, e quindi complimenti. Per il Attualmente momento, campione. aggiungo per il momento Per perché il poi non momento. vorrei che mi dicessero settore 1, bandiera giallo. No, è Aiaiai. Kaiser, no, 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 no. non ha rotto No, niente. non ha rotto niente. Ok, direi di cambiare pilota, andiamo Sì, avanti. andiamo avanti perché io ho Chi è il sudato prossimo? 7 camicie, comunque molto Comunque adesso è bene. pista difficile per tutti, nel senso che devono riprendere le misure e riprendere anche una serie di automatismi, perché si sono fatti 40 giri più o meno all'asciutto per ricominciare tutto da capo, anche dal punto di vista mentale qua. Mancano 8 giri, eh. No, in questo momento Sì. 7. 7 alla fine del Gran Premio di Azerbaijan della Pro League. Mancano 1 secondo e 7 a Drago Lievitato perché purtroppo ha preso 5 secondi di penalità per accelerazione nella corsia dei box. Gran peccato per lui davvero. Eh Adesso sì. devi cercare di recuperarli sulla pista e non sarà facile, perché e qui devi spingere sul bagnato, anche se comunque lì ha un certo tipo di ritmo, ce l'ha. Ovviamente, poi sono entrati tutti ai box, quindi ci sono stati dei problemi per Zeta Pro Mauro che non è riuscito a partire subito e ovviamente gli ha preso subito 2 secondi e 9. Drago lievitato da Zeta Pro Mauro. Poi Dado Izzi ha perso la posizione per il bug del doppio pit Sosta del team. stop del team, quindi purtroppo è in quinta posizione, ma erano tutti attaccati, Drago Lievitato, Zeta Pro Mauro, Birillo Dog e Dado Izzi. Il buon Mike Mai che, come detto prima, aveva rotto l'ala nei primissimi giri, quindi ha fatto una grandissima rimonta con un buon passo. In questo momento è in quarta posizione. Ed è Sì. difficile sorpassare col bagnato perché non hai più il DRS. E anche se. Drago lievitato prende, esce in sovrasterzo, No, ha ovvero rotto tutta l'ala. sì, perché si è appoggiato parallelamente al muro e sostanzialmente ha frenato, ma era un po' lungo e un po' di sovrasterzo, si è completamente appoggiato al muro. Qui basta 10 centimetri e ti si è fatto tutta la paratia, come è successo. No, ha rotto tutta Eh sì. l'ala, Drago lievitato. Adesso Vediamo. è un problema serio, perché tanto stai anche sul bagnato, quindi questi Vediamo, centri di frenata, continua. Continua, sterzata. ci proverà fino alla fine. Ma con quest'ala è veramente, veramente dura. Perché è un danno del 100% dalla parte del. Mamma mia. Ha fatto
Eh sì, qui sarà molto difficile impostare le curve, ma anche in frenata, insomma. Poi sul bagnato, peggio di così, Una voglia. non può avere, infatti sta perdendo. Credo che sia un po' complicato che possa riuscire a difendersi. Non è stato fortunatissimo a dire la verità, negli ultimi 5 giri è successo un po' di tutto, no? A Mentre eravamo voglia, anche un po' in crisi, che l'arrivo stava della recuperando con pioggia. Miki, eccetera. Ma per lui in particolare ha pesato tanto a partire dalla penalità, che ha messo 5 secondi poi di gap da recuperare, e Allora, in poi adesso questo questo incidente. momento comunque avrebbe la terza posizione in saccoccia. Sì, sta sul podio, finché Miki non riesce a mantenere un distacco da lui, sì. Quindi, tutto sommato, Certo, da terza primo a terzo. posizione con il tuo rivale che è certo da primo a terzo è brutto, però il tuo rivale colleziona un altro zero, tu gli recuperi comunque Assolutamente. No, 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 12 punti, assolutamente. no, quanta, 15 punti, non lo so, 15. 15 punti, sì, 18. Mi sembra. 18 per il secondo, 15 sì, ok. No, no. Però Ha fatto quello che doveva fare Baku, no? Nel senso, gara granitica, si va a prendere punti e basta, certo, rispetto alla vittoria, però adesso devi stare molto attento a mantenere il gap da Miki, però anche ad evitare poi di danneggiare ulteriormente la macchina, perché insomma, le sue condizioni sono veramente proibitive. Qua deve stare attentissimo, nella S veloce. Tra acqua e ala rotta è veramente dura. No, Non vorrei essere nemmeno al castello in queste condizioni, no. perché lì è ancora peggio. Nel frattempo stanno scendendo tutte le luci di Baku, perché ormai in una situazione Notte invernale. Certo fonda. che, no, certo che per Baku è tipo quello che è successo dalle parti nostre, in Centro Italia, a Roma, dove c'era il sole e poi 20 minuti dopo ci stava praticamente il temporale, quindi Occhio, siamo in condizioni meteo simili, sì. Zeta Pro Mauro si fa vedere su Drago Limitato, che credo che tenterà di trattenere in ogni modo Zeta Pro Mauro. Così facendo, quello che potrebbe scamparla è Birillo Dog. Quindi Sì. Io attenzione. penso che comunque Drago gli diranno alla fine di pensare a mantenere quei 5 secondi su Miki, no? Che lui Però, deve difendere quella posizione. allora, ragionando, Mike Maia è a 5-9. Quindi Questo ok, sì. se lui va ai box, gli sconta la penalità. Però comunque perderebbe tantissimo ai box. No, no, nel momento che ti sei fermato ai box perdi tutto. Arriverebbe in sesta posizione. Perderebbe troppo. Sì. 5 giri alla fine. No, devi solamente, a mio avviso, stringere i denti capito? Mamma, è di È nuovo. così, è lì, esatto, in quel punto ha perso la macchina. Ovviamente non poteva più danneggiare l'ala, intanto Zeta Pro Mauro tenta il sorpasso. Beh, passa anche agevolmente. Eh sì. Zeta Pro Mauro ha pensato, vedi, dopo 41 giri, alla fine, vedi come si passa facile. Siamo che sono rimasti incollati per 40 giri. Occhio perché Birillo Dog esce Ma fortissimo, ovviamente, rispetto a guarda che Drago Drago. Limitato. Occhio, però si difende bene. Prende la scia Birillo Dog e passa. Vai box, Drago. Drago, guarda, è stato bravissimo. L'unico errore l'ha fatto in quel contesto, perché anche a farsi le S finali, no? Quelle dopo Sì. l'ultima curva fittizia, in queste condizioni c'è un rischio elevatissimo che ti vai a stampare su un muro, insomma, perché quelle richiedono comunque tanto carico, essendo molto veloci. Vediamo dove esce a questo punto Drago. Io penso che Marco Ganu sta arrivando adesso. Davanti Marco. No, sta uscendo adesso Drago. Vediamo. Vediamo, vediamo. È uscito Drago Limitato. È davanti di un pelo a Marco Ganu. Sì, è arrivato proprio adesso Marco, sì, non era così scontata la cosa. Là davanti Zeta Pro Mauro a un secondo e due su Birillo Dog. E poi dietro Mike Mai in terza posizione a 3 secondi e 8 Da lui, sì. da Doizzi, vicinissimo a Mike Mai. Quindi penso che la lotta sarà qui. 4 giri al termine del Gran Premio di Baku. Ne abbiamo viste di tutti i colori. E Dato Izzi fondamentalmente cerca il podio, no? E ci A sta che ci voglia. sta.
come dire, si era giocata la vittoria. Attenzione qui, attenzione qui, ecco, perché è uscita fortissimo. Poi desiste. Qua è difficile sorpassare sotto l'acqua. È anche pericoloso, dall'altro. Non lo voglio. Quindi penso che è molto più facile andare qua. Ho qua rischiato perché è salito sul cordolo. Quello già è bene evitare sull'asciutto, sul bagnato, mamma mia. Vediamo. Dato vuole la terza posizione del podio, insomma, gli altri stanno forse correndo un po' più ragionandoci su, perché gli conviene anche mantenere le posizioni congelate considerando le condizioni. A voglia. Tanto c'è una bellissima immagine della pioggia che arriva in orizzontale. Sì. L'ho vista in questo anno. Va bene il vento, ma la pioggia in orizzontale. Cioè, sì, una pioggia. Vabbè. Perpendicolare al cielo. O sarà grandine, ma che fino, è estremamente pesante, quindi non si spostano. Molto bene, molto bene. Attenzione, Birillo Dog un secondo. Z Pro Mauro continua ad amministrare quando mancano tre giri al termine, mentre Michemai ha recuperato qualcosina, perché ha 3.8. Da Doizzi è sempre lì, 6 decimi, mezzo secondo da Michemai, quindi si potrà giocare il podio, a meno che Birillo Dog non inizi una battaglia estenuante con Z Pro Mauro che possa riportare in auge sia Michemai che Dadoizzi. Quindi vediamo, tutto è ancora possibile. Che io fossi il suo ingegnere non gliela consiglierei. Nemmeno io. Però hai fatto una bella gara. Sei partito nono, hai fatto una bella gara. Il secondo posto ci sta. Sei entrato per adesso 48 volte nel castello, quindi direi che va bene così. Vediamo. 14 Dado, questa volta Dado. Lo sei incollato. Questa volta non lo tocca il corpo. Un po' l'ingresso. Un pochettino. No, forse non come prima. Stavolta è stato più pulito. Infatti non ha perso tantissimo quanto è uscito. È uscito fortissimo, sì, sì. Ovviamente poi sì, ha perso allarga, sul cordolo, sì. Qui si è allargato perché è entrato molto veloce in curva. Certo che vederti al 48esimo giro la possibilità di, insomma, salire in terza posizione dopo. Sì. Anche se, fa gola. Certo, Michemai non è un diretto, almeno per come stanno le cose in classifica, non è un diretto rivale per Dadoizzi. Quindi per il momento Z Pro Mauro è tra virgolette imprendibile, perché mancano 3 secondi e 8 e mancano 2 giri al termine. Quindi Dadoizzi, sotto quel punto di vista, si deve mettere in testa che perderà dei punti da Z Pro Mauro, ma comunque ne guadagna sia su Drago Lievitato, sia su Advance Apple, sia su, su Just Loller. Quindi anche se fai un quarto posto, tutto sommato sono 12 punti in più. Michemai ha scombinato un po' le carte, nel senso che alla fine sta guadagnando un podio che fino a qualche giro fa non era così scontato, insomma, nel senso che recuperava. Bandiera gialla, Z Pro Mauro! No. Z Pro Mauro lungo! Sì. E avevo appena finito di dire, è impossibile che lo riprenda, Z Pro Mauro rovina la sua gara. E in questo momento questo Birillo Dog scena, è in ragazzi. Testa. Questo è il colpo di scena al 49esimo giro. Incredibile. Una gara in pugno. Ma ci sono danni? Vado a vedere, ma non credo. Credo perché che se c'è Mauro un danno, 10 secondi, ma se c'è un danno è quel 19% fantomatico che non si vede graficamente, quindi non credo. No, è che adesso si deve giocare la posizione con Dadoizzi e Michemai, che non credo gliela vogliano lasciare facilmente a questo punto, no, perché Dadoizzi no, si vede la possibilità di recuperare punti su Z Pro Mauro, Drago Lievitato, Advance Apple e Just Loller, quindi. No, ma Michemai è secondo posto. E Birillo, vince, e Birillo vittoria. E Birillo vittoria. Comunque, veramente, Michemai mi ha impressionato.
bravura, fortuna, ma insomma non so che, ma ha fatto una scalata che... Fortuna, oddio, a Baku l'abbiamo detto parecchie volte, bisogna stare attenti e non dare mai nulla per scontato. No, mica no, mai certo. È stato, ha avuto purtroppo l'unica disattenzione nei primi giri che ha rotto l'ala, ma poi è venuto su con un gran passo. Sì, assolutamente sì, poi nelle ultime fasi concitate di rientro, cambio pioggia, è riuscito a guadagnare ancora un po' ed eccolo lì il secondo posto, insomma. Veramente una gara quadrata. Mamma mia. Tanto oh, penultima volta al castello. Sì. Per Birillo Dog. Non gli mancherà. Incredibile. Secondo me, no, secondo me gli mancherà perché vince una grandissima gara. Ha vinto una grandissima. Oddio. No, no, non ha vinto. Si vedrà. Dirigendo verso. Si vedrà. Guarda, sono le condizioni peggiori per fare una previsione adesso, fidati Andrea che... Vediamo, occhio perché 2 secondi e mezzo e dietro a Mike Mai sono tutti lì. Vediamo, ultima S, penultima S. Mamma mia, gara lunghissima. Per Birillo Dog. Gara mezzo secondo intanto da Doizzi. Z Promaro un pochettino un po' più staccato, 2-3, 2, oddio. Sì. 2-3, va bene anche l'ultimo giro. In questo momento Birillo Dog passa. 2-1, 2 secondi. Cosa sta succedendo? No, dai, su. Oddio. Devi gestire, devi gestire. Vediamo. Da Doizzi intanto non attacca qui a 8 decimi. In Zeta Pro Mauro è molto più vicino. Ma qui diventa complicato cercare di... Ecco, fatta questa adesso i posti per passare sono praticamente finiti. Eh sì. In queste condizioni. Vediamo. Cioè, solamente di buttare la gara tua e dell'avversario. Magari aspetti l'errore, no? Magari. Basta che se ti si... ma anche poi anche se ti si gira uno davanti, qua c'è il suo... ti prende un leggero tua... colpo. Se te lo ritrovi dopo la sinistra del castello. Guarda, diglielo un po' a quei 5 che... Birillo Dog, ultima volta al castello. Molto, molto buono. Mamma mia, che controllo che ha fatto Birillo Dog. In uscita anche Zeta Pro Mauro. Stanno tutti controllando. Non si stanno risparmiando nulla però, non devo dire che fino all'ultimo. Fantomatica 1-9, fantomatica ultima curva per Birillo Dog che si lancia sul rettilineo di 2 km 2. S. Eccolo. È una parata. Per la Red Bull di Birillo okay. Dog che si lancia verso il traguardo, non lo dico ancora. Birillo Dog tutto, vince il Gran Premio di Azerbaijan della Pro League. Seconda posizione per Mike Mai, terzo da Doizzi, quarto Z Pro Mauro che aveva la vittoria in pugno, poi l'ha buttata con un lungo. Prima del castello, in quinta posizione arriva Mauro Gold. Buona, tutto sommato la sua gara. Drago gli è evitato. 5 secondi di penalità presi per accelerazione in corsia dei box. Lo schianto dell'eroe per lui. In sesta posizione anche lui aveva la vittoria in pugno. Poi Marco Ganu settimo. E dietro a seguire Flaminio. Una gara interminabile di 51 giri. Alesi e poi arriverà piano piano Kaisermat. Che punto, gara, insomma, Fabio. Anche lui mi dirà, sì, no, ma poi è successo veramente di tutto. Su 16 se ne sono arrivati 10, ma soprattutto, come dire, si erano anche abbastanza cristallizzate le posizioni. Non si riusciva a passare fino, mi pare, intorno al 40° giro. Poi la pioggia ha scombussolato tutto con errori. Con anche un po' di sfortuna, ma veramente chi ha tenuto il passo per 40 giri, oggettivamente il 90% della gara pensava che potesse, penso a Zeta Pro Mauro,
potesse andare un po' diversamente, così poi non è accaduto, insomma. Quindi veramente Bakuri riserva sempre delle sorprese, anche questa sera c'è una bella dimostrazione. Intanto dalla chat leggo tante minacce nei miei confronti, con il buon Max Basile che dice: Long Birillo viene a casa tua. Probabilmente l'avrà detto prima del passaggio dal traguardo di Birillo Dog. Fortunatamente non ha ragioni di venire a casa mia, quindi meno male, sono contento anche per lui, perché ha vinto una bella gara, come dicevamo prima. Sì. Secondo un grandissimo Mike Mai, e terzo un Dado Izzi che recupera punti, come abbiamo detto prima, sia sui suoi diretti rivali, ovvero Z Pro Mauro, Drago Lievitato, Advance Apple e Just Loller, che colleziona il quarto zero di fila. Una Pro League che si conferma ancora una volta in un campionato molto 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 equilibrato. E adesso che inizieremo a tornare nelle piste, no, c'è ancora Canada, che i muri sono abbastanza vicini. E sì, poi da lì inizieremo a tornare nei tracciati veri e propri. Quindi, diciamo, un po' di Formula 1, Andrea. Sì, diciamo un po' così, dove un errore lo puoi fare se pizzichi l'erba. Quindi iniziamo a respirare qualcosina più vicino alla Formula 1. E niente, per me è stata una grandissima gara, e vedo anche tanta euforia dalla chat, hanno seguito in parecchi, quindi non solo noi, ancora attivi e svegli in qualche maniera, sì, insomma, nonostante tutto, perché poi alla fine, come tempi, siamo andati forse anche un pochino lunghi, ma nemmeno più di tanto, insomma. Nemmeno più di tanto, sì. E considerando come siamo partiti, ovvero che eravamo partiti con la telecronaca, poi è successo di tutto, siamo stati espulsi dal gioco. Due stasera, Sì. Questa è la seconda, non so se avete mai la prima, ma noi è la seconda. Quindi, allora, faccio una... Se vi siete divertiti... Oh, grazie Marco, stavo per andare a invitare i piloti, invece il buon Mark, prima di andarsene poi per andare a fare il party post gara, ci invita i piloti, lo salutiamo, non so se ci vuole salutare. Sì, 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 buonasera, buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao, tu intanto ciao, vai a sentire i piloti cosa dicono nel post gara e facci sapere cosa è successo in quel quadruplo incidente. Abbi pazienza, ma sì, dobbiamo ancora scoprire. Sono sfuggito anche a noi. Va bene. Ciao Marco. Ciao. Molto bene, quindi aspettiamo i piloti, preparate le domande dalla chat. Non c'è stato il driver of the day stasera, purtroppo siamo andati abbastanza lunghi e no, quindi... Non mi fate difficili domande però, perché, perché è anche un orario abbastanza ostico, quindi mi raccomando, siate buoni con i piloti e soprattutto con noi. Però non c'è stato il driver of the day su Telegram, però possiamo fare una situazione di un certo genere, ovvero dalla chat magari tutti voi ci scrivete chi per voi è stato il vostro driver of the day. Lo facciamo in maniera un pochettino più blanda, però temporanea, dai. Esatto, così a cuore aperto. Intanto che aspettiamo, è arrivato il buon Mike Mai, se non mi sbaglio. Mike? Buonasera, ciao, quindi buonasera. Aspettiamo, ciao. Intanto il vincitore Birillo Dog e Dado Izzi, le due Red Bull, quindi mancano all'appello del nostro party. Domanda per Long: quanto non ci hai capito niente stasera? Ernè, lo sai che io sono un tipo schietto e ti dico, in determinate situazioni non ci ho capito proprio nulla, perché c'era una confusione incredibile, però dai, no, però è stato bello. Intanto è entrato anche Birillo, ciao Birillo. Buonasera. Ciao. Manca quindi il buon Dado. Vabbè, possiamo intanto iniziare con Birillo Dog, anche perché è mezzanotte e un quarto. Birillo, hai vinto una grandissima gara da parte nostra, perché sei partito indietro, poi hai fatto un grandissimo secondo stint dove sei andato a riprendere i primi tre là davanti, e poi è arrivata la pioggia e sei stato veramente molto molto pulito, e di passo ti sei ricostruito poi la vittoria. Parto subito con il ringraziare il mio compagno e dire che la vittoria è tutto merito suo. C'è stato un momento
perché in quel momento ero più veloce e io volevo attaccare Drago. Chi mi conosce sa che io faccio sempre un sorpasso in una curva strana, sia nel 2016 che nel 2017 l'ho fatto a curva 15 e volevo passando lì. La sfiga è stata che è venuta la pioggia in quel momento. Noi avevamo detto: guarda, ti faccio ripassare, ovviamente entri prima tu perché sei davanti. E il concetto era: io dovevo rientrare un giro prima. Quando ha iniziato a piovere, ho detto: ok, entro questo giro, e il DRS non era disabilitato. Da lì abbiamo fatto un attimo una discussione su rientro e non rientro. Aspetta, ti fermo subito. Hai il consenti sempre dal party? Perché ti sentono basso dalla chat, purtroppo. Guardaci un attimo e poi al massimo fai insunto. Ok, ora mi si sente in teoria, l'ho aggiustato. E niente, l'assunto è che ringrazio Dado perché c'è stato un lavoro di squadra allucinante e se non la vincevo io probabilmente lottava lui per la vittoria e se lui mi diceva fammi ripassare probabilmente io sarei stato al suo posto. Per quanto riguarda la gara, niente, avevamo sia io che lui delle ali più cariche. Io non so quanto avevano gli altri, però ero più carico, si vedeva e tutti quanti se la giocavano sulla velocità sul dritto. Mauro Gold, Fleming, tutti quanti erano, ma proprio tutti, anche lo stesso Just, erano proprio piantati al T2, ma al T1 e al T3 volavano. Quando ho capito che se volevo far bene dovevo riprenderli, ho spinto e è andata bene. E sono felicissimo perché comunque mi sono mangiato il podio in Spagna. Dovevo fare una dedica importante e oggi faccio quella dedica lì. Lo so soltanto io e la dedico a Dado perché se la meritava questa dedica. E una cosa comica è stata che Dado mi ha sempre detto: oh Ste, guarda che non stai facendo podi perché non hai modificato il casco. Sempre corso col casco bianco. Prima della gara ho modificato sia il logo che il casco, ha portato fortuna. Quindi adesso basta, vincerò tutte le gare. No, scherzo. Complimenti. Molto bene, molto bene. Complimenti ancora, Birillo. Passiamo al buon Miche Mai. Miche, anche te, sia io che Fabio, soprattutto Fabio, perché a un certo punto ha esordito con "m'ha colpito veramente tanto Miche Mai", perché anche tu hai fatto una gara simile a Birillo di rimonta dopo aver tra l'altro rotto l'ala nei primi giri. Quindi hai fatto veramente una bella gara. Allora, la gara era partita bene perché avevo recuperato un paio di posizioni, mi sembra, in partenza, e solo che mi sembra al secondo giro o il terzo, non mi ricordo, ho sbagliato completamente il castello e ho rotto là, quindi sono rientrato gialle e rimonta. Poi c'è stato il contatto con tra John Rambo e Alesi e ho rotto di nuovo l'ala Qualesi, ma lì mi ha salvato la safety perché sennò secondo non arrivavo mai. E poi niente, poi ho avuto la fortuna di non trovare grosso traffico, ho spinto dall'inizio e sulla pioggia poi ho retto. In realtà Dado Izzi ce n'aveva a palate più di me, però uscire vicini dopo la chicane sulla pioggia è abbastanza impossibile, però insomma è andata bene, mi sono divertito. Molto bene, io ti faccio una domanda personale che volevo farti già da tanto tempo, ma adesso dall'Azerbaigian, da questo podio, ti abbiamo visto in crescendo in questo inizio di stagione, come sarà il Miche Mai da questo podio in avanti? Ma allora, spero che sarà sempre in lotta per il podio o comunque per i primi 5, perché nelle prime gare ho sempre avuto qualche dettaglio che poi mi ha fatto stare indietro o ritirare. Tipo l'Olanda, avevo il passo di Just, era in testa, me la potevo giocare e poi l'ho sbinnata. Quindi ora vengono un po' di piste dove mi trovo meglio, speriamo insomma di stare in lotta per il podio. Molto bene, molto bene. Intanto una cosa volevo dire. C'è stato un momento a Marcord stasera dove il povero Mauro è riandato dritto e io sono passato. Mi ricorda qualcosa?
Povero Mauro, mi dispiace, guarda, qui è sempre andato forte, è sempre stato parecchio sfigato. E niente. Ah, e poi ringrazio Raffa e Ernesto per il prezioso supporto. Molto bene, molto bene. Intanto ti arrivano i complimenti anche dall'Openski, dalla chat, e arriviamo in questo momento a Dado. Dado, per te è stata una gara sempre lì in attesa di vedere se riuscivi a passare sia Drago che Zeta Pro Mauro. Poi ovviamente purtroppo c'è stato il bug della doppia sosta per un team, quindi hai perso un po' di tempo, però comunque poi alla fine hai recuperato un sacco di punti sia sui tuoi diretti rivali, e comunque un terzo posto è un buon risultato qua a Baku. Sì, sono punti che non fanno male vedendo il mondiale, visto quello che è successo a Drago e Just. E niente, vabbè, per quanto riguarda la qualifica, al secondo tentativo ho sfasciato la curva 2, quindi poco da dire. E quindi sono partito, non mi ricordo, penso quarto. E niente, è stata una gara tutta in, diciamo, non, senza troppi rischi, quindi DRS, ERS, ma più di tanto non c'è stato. E niente, poi il secondo stint, poi con la gialla, a un certo punto, siccome il treno davanti, diciamo che mi stava un po' rallentando, ho deciso di far passare Stefano per provare a fargli attaccare. E niente, mezza curva dopo è scesa la pioggia e quindi non se ne è fatto più nulla. Poi per quanto riguarda la sosta, pazienza, ho alzato il piede più che potevo per evitare di perdere il più tempo possibile, ma purtroppo avrò perso forse quei 7 secondi. E vabbè, pazienza, sono uscito dietro mica mai, ma qui è sempre andato comunque forte, vedendo l'anno scorso anche che ha vinto. Quindi niente, poi uscire prima dell'S attaccato a lui era praticamente impossibile, quindi però vabbè, dai, ci sta. E niente, sono felice della vittoria di Stefano, perché comunque anche in Spagna gli è stato tolto un podio che ha meritato, però sono cose che succedono, ma sono contento che abbia vinto finalmente. Molto bene, grazie. Io vi ricordo che anche se con un po' di ritardo è arrivato il Driver of the Day sul nostro canale Telegram, Formula Italia Team Official Channel, quindi affrettatevi per andare a votare il vostro uomo Gran Premio, quindi aspettiamo ancora qualche minuto, magari facciamo qualche... Fabio, se hai qualche domanda per i nostri primi tre? No, io tra l'altro mi sono perso un po' l'intervento di Mickey Mai, che era quello che mi aveva un po' incuriosito, perché mi ha buttato fuori il coso, il server, e poi sono riuscito a rientrare, quindi magari l'avrà già detto, ma credo che sia estremamente contento della gara che ha fatto, insomma, fine risalendo di posizione in posizione, anche in considerazione del fatto che poi c'è stata la pioggia, qualcuno ha avuto un po' sfortuna. Però lui ha fatto una gara in cui ci ha creduto dall'inizio fino alla fine, questa è un po' la domanda che volevo fare. Sì, una volta avevo rotto l'ala e mi sono ritrovato praticamente ultimo, ho detto vabbè, metto due gialle e arrivo alla pioggia e si incrocia le dita, è andata bene. Guarda, mi hai ricordato Perez, ti è mancata la vittoria ma stai facendo quasi la stessa cosa. La vittoria è contro un banco. Hai ragione, però qui rischi meno di, anche insomma, qui, che vai a fuoco insomma, molto, quindi... molto. Cioè, nemmeno paragone, ci sta però dai. Sì, dai, è stato veramente bello rimontare dal fondo, sono stato fortunato, sì, però insomma ci ho creduto, e anche Raffa e Ernesto mi dicevano redici tranquillo, calma, redici, insomma, bello hai ragione. Molto bene, quindi possiamo dare i risultati, anche perché è mezzanotte 25, quindi lasciamo andare tranquillamente i piloti nel party post gara, quindi io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie Dado. Non ci sente, sì, è caduto, sì, ah, okay. Grazie a voi. Grazie Miche. Grazie a voi.
E grazie e complimenti ancora al vincitore di questa sera, Birillo Dog. Grazie, Birillo. Grazie a voi. Potete pure andare di là, così affrettiamo anche, le situazioni. Io vi ricordo che il risultato del Driver of the Day recita così: con 12 voti al momento, in questo momento, vince Mike Mai con il 42% dei voti. Seconda posizione a pari merito per Drago Lievitato e Birillo Dog a 25 e un 8% per Z Pro Mauro. Quindi Mike Mai secondo posto e Driver of the Day. Complimenti Mike, io e dire ci sta. Grazie. Io ringrazio infinitamente Marco Luconi, Fitmarket 17, che è già andato di là nel party post gara. Ringrazio la seconda voce più esaltante possibile che mi ha supportato e sopportato questa sera in questa lunga notte d'Oriente. Grazie, grazie Fabio. È stato un piacere, Andrea, è stato veramente un piacere. E saluto anche tutta quanta la chat, tutti quanti gli spettatori che ci hanno continuato a guardare in questa live anche a mezzanotte. Quindi io vi ringrazio, vi do un abbraccio virtuale e vi do appuntamento a giovedì sempre in Azerbaijan con il main event della settimana con la Master League e poi infine con la Prime League il venerdì, sempre sul circuito a zero. Io vi ringrazio, vi ricordo, continuate a seguirci sempre sul canale Twitch. Domani, se vi foste persi la gara, ci sarà la differita sul canale YouTube, sempre di Formula Italian Team. Un bacio grande, buonanotte a tutti, e a presto, solo se Fit non è in live. Ciao, 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 ciao. Ciao.